Essere liberi non significa solo spezzare le proprie catene. Significa vivere rispettando e valorizzando la libertà degli altri. Articolo 21. Un programma di Lino Polimeni. Eccomi qua. Guardate, come state? State bene? Buon pomeriggio e benvenuti in diretta. Ah, non è accesa sta luce oggi, come mai? No, come mai? Eh? Eri largo? Posso entrare? Come state? Come state? Mamma mia! Buon pomeriggio e benvenuti in diretta. È il venerdì, diciamo col venerdì, da lunedì al venerdì le dirette di Articolo 21, questa sera alle 21.30, buona serata, anche in prima serata con Lino Polimeni. Allora amici, torniamo a noi, torniamo, sapete che l'argomento sembra... che l'argomento ormai in tutta Italia e su tutti i giornali è quello del caro carburante, perché in pratica non gliela perdonano. Pensate che tutti i giornali, non ha scritto nessuno a favore della Meloni, un pieno di proteste, così per ricordare, ma guardate che torna in studio, grazie, agli italiani, guarda, cioè, i governi cadono sulla... Allora, intanto i governi guadagnano con il carburante, con le accise, con tutto, perché quella è cassa, quella è cash, contanti, e lì in tempo reale incassano. Però è anche vero che quello che ha detto Conte, che abbiamo estrapolato ieri, ma non è che dice adesso c'è il tormento, qualcuno ha detto tutti la stanno attaccando in maniera trasversale. Io vorrei sentire, e poi andiamo, perché oggi abbiamo fatto un Vox Populi, siamo andati dentro un mercatino rionale della settimana, ed è una città importante, quella di Soverasio, vedete le immagini, ma la cosa bella, amici, che qui incontri il popolo, incontri la gente comune, incontri pensionati, incontri venditori, e ho visto delle cose, io non avevo idea, perché non è che vado a comprare il mercatino, non vado perché non faccio io la spesa, capita qualche volta che vado con mia moglie a un supermercato in generale, però voglio dire, in maniera diretta, in questa maniera, il mercatino dove vedi le cose tutte a un euro, cose che di solito compro a 2 euro, a 3 euro, dico, Dio mio, e allora quando io vado a fare la spesa non la so fare, perché se pago le cose doppie e avendo una qualità a livello alto, certo, l'attività commerciale, il negozio, ha le tasse, il negozio, i fitti, il commesso, è diverso dal mercato, che tu sei in presa diretta molto spesso a chilometro zero. Vedete, guardate un po', questi sono i prezzi che ho visto, un euro, tutto un euro. Io ho detto poi, Carlè, vai, fai un giro, peperoni a 1,50 euro. Però molti dei venditori e delle persone che sono lì al mercato mi hanno detto, guarda che mediamente sono il doppio se tu li vai a comprare al fruttivendolo casa. Ma qualcuno ha detto anche al mercato che non è vero, che spesso ci si risparmia al mercatino, quindi spesso si trovano gli stessi prezzi. Ma abbiamo visto tanta roba, tanta qualità, tanto chilometro zero. E allora,
nel momento in cui siamo pronti, perché l'abbiamo portato da poco, il tempo di montarlo. Ecco i broccoletti, va, broccoletti. Ah, qua, pensate che c'è stato un venditore che mi ha detto che l'altro giorno la signora gli ha detto che veniva un euro, non so quanto veniva, 1,50 euro, i broccoletti, dice, se li complici non ce l'ho i soldi, oggi me la mangio la pasta senza i broccoletti. Allora io mi rendo conto che se la gente non ha i 2 euro, i 3 euro per comprare i broccoletti freschi e farseli con la pasta, sapete che bella, buona la pasta, poi la morte dei broccoletti, qual è la pasta? L'orecchietta, no? No, l'orecchietta pure. No, come? E qual è la morte della broccoli? Qua? Broccoli e fagioli, vabbè ragazzi, però io. Ma, però devo dire, via, Cassandra con i legumi è bravissima, cucina benissimo. Vabbè, allora, però cosa abbiamo constatato? Poi sono andato da quello del pesce, mi ha detto quanto costa il pesce qual è quello congelato, qual è quello fresco, qual è il chilometro zero come sempre, e abbiamo parlato, quello se, uno si è mangiato un gamberetto in diretta, tipo crudité, carciofi, poi, sono entrato in questo mondo dove tu incontri veramente il mondo, la gente, però prima poi di iniziare, io ho incontrato il sindaco di Soverato, ho detto Daniele scusa puoi venire un attimo per capire, anche perché è un bel mercato lì a Soverato, per capire cosa sta accadendo. Allora quello che io ho visto in questo mercato secondo me sarà quello che accade un po' in generale in tutti i mercati. Torniamo, vedete un euro, i finocchi a un euro, i mandarini, le arance, tutto a un euro, questo è tutto un euro. Ma come si sta muovendo Carletto? Lo vedo un po' impallato. Ecco, vedete un euro, arancia a un euro, vedete, belle spremute a un euro. Cioè quando compri una spremuta all'autogrill te la fanno pagare un bicchiere 3,50 euro, una spremuta 3 euro. Vabbè, e allora con 3 euro ti compri 3 kg di arancia, voglia spremute che fai? Vabbè, scherzi a parte, va. E allora andiamo un attimo a sentire i giornali, vediamo un attimo i giornali, perché tutti hanno attaccato la Meloni. Benzina, cambia il decreto, adesso sembra che ci sia qualcosa, il bonus carburante per tutto il 2023. Giorgetti, tagli alle accise se i prezzi saliranno. Avete capito? Adesso cambiano, si sono accisi da soli, si sono accisi, del napoletano, si sono accisi. E arriva il numero uno del MES e la prossima giravolta, guardate un po', ma si può andare avanti, ma manco loro sanno quello che voglio, che vergogna. Carburanti, siccome c'è lo sciopero il 25 e il 26, partirà il 24 dalle 19 al 27 del 7 del mattino, i benzinai annunciano 2 giorni di sciopero contro il governo, quindi furiosa, Meloni chiama i TG addirittura, furiosa con Mediaset e con Fratelli Forza Italia e contesta sui suoi social, tenta di tamponare in TV. Comunque sulle accise diciamo che si è fatto la Meloni il Karakiri, l'avete voluta, l'avete votata, eccola qua, tutti uguali rispondono, trattativa Stato benzinai, lo sciopero spaventa. E questa è una, come si dice, una tabula rasa che si sta facendo il governo, perché se parte così, vedete cosa dice questo giornale, qual è questo giornale, scusami? Non c'era testata, vabbè. Allora, il giornale di Sallusti, lo sciopero spaventa. Allora, prima serata per colpire il governo, Meloni modifica il decreto e apre al taglio delle accise, ma solo con maggiori entrate IVA. La premia in TV davanti a 10 milioni di telespettatori, è quello che ha dichiarato, poi vedremo. Allora, ira dei benzinai, il governo corre ai ripari. Allora, siccome ha capito che gli sta crollando il terreno sotto i piedi a questi fratelli, è normale che, ecco, andiamo un attimo, torniamo in, c'è ancora retromarcia sugli AC, pensate che sono tutta la stampa nazionale contro il governo, ma anche pensate agli amici suoi della Lega e di Forza Italia. Retromarcia sulle accise, PNRR, vertici sui progetti da eliminare, Fitto vuole una nuova regia. Allora andiamo ancora avanti,
benzina, governo in panne, tutti i giornali che tutti quanti uno diverso dall'altro, questi sono i titoli, amici, ancora, ancora avanti, vediamo se c'è qualche altro. La notizia, cosa dice Meloni, travolta dalle balle sulle accise. Questa è la notizia. Libero la Meloni sulla benzina con la sinistra a prezzi più alti. La stampa, accise, Meloni si arrende, impossibile tagliarle ora. E allora fare i conti con la realtà, la discussione. Meloni, il taglio delle accise ora non è possibile, una scelta di giustizia sociale che rivendico. Ma andiamo a sentire, questa è Repubblica, accise le bugie di Meloni, torna in studio e andiamo un attimo a sentire perché Giuseppe Conte, il professore, al punto 17 del programma attuale, quello che le ha portate al governo, cosa dice? Cosa? No! Ah, pensavo che lo mandavi in onda. Ah, beh, no, se me lo mandi in onda, no, sentiamo direttamente Giuseppe Conte. Guardate un po'. Questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina. Anche in questi giorni circola, è diventato virale il video del 2019 in cui Meloni garantiva di voler tagliare drasticamente le accise del carburante per abbassare sostanzialmente il costo del gasolio e della benzina. Oggi però ci ha detto che lei in campagna elettorale non ha mai promesso un contenimento del costo del carburante, eppure si sbaglia. Eppure gli italiani che l'hanno votata hanno letto al punto 17 del suo programma chiaramente misure per la riduzione dell'IVA e delle accise del carburante. Non c'è da girare intorno, non c'è da arrampicarsi sugli specchi. Eppure abbiamo assistito a una storia che ci farebbe sorridere se non fosse davvero molto seria, se non incidesse sulla pelle delle famiglie, degli italiani e degli autotrasportatori. In questi giorni il governo ha dichiarato che era intento a ricercare i colpevoli di questi aumenti. Il ministro Frattin ha parlato di speculatori. Hanno convocato la Guardia di Finanza a Palazzo Chigi e dopo convulse consultazioni sono arrivati alla conclusione che il Ministero dell'Ambiente ha dovuto ammettere, con i dati alla mano oggettivi, che la colpa dell'aumento era del governo che non aveva adottato, non aveva prorogato le misure di contenimento delle accise. In pratica questa ricerca si è conclusa, i colpevoli sono loro. Ancora una volta una prova dell'incoerenza di questo governo, ancora una volta una prova della sua totale inadeguatezza. Caffè è difficile rinunciare. A Caffè Guglielmo è impossibile. Caffè Guglielmo è molto di più di un semplice caffè. È il risveglio al mattino, è l'energia che dà il via al lavoro, è il desiderio di una pausa relax in buona compagnia, è una ricarica di gusto per il palato. Caffè Guglielmo è una combinazione di aromi e sapori dal gusto intenso e deciso. Nei nostri store troverai tante idee regalo, le confezioni speciali, le caramelle e le nostre delizie al cioccolato e ovviamente tutte le miscele Guglielmo in capsule e cialde, oltre a un'ampia scelta di bevande per tutti i gusti. Disponiamo delle capsule monodose compatibili con i sistemi Nespresso, Lavazza a modo mio, Dolce Gusto e Lavazza Espresso Point. Per avere un caffè buono è indispensabile una buona macchina da caffè. Scegli quella più adatta a te come le nostre macchine a capsule, pratiche ed eleganti per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è semplice e veloce. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere il pulsante. In pochi secondi la bevanda calda e aromatica è pronta. Il modo migliore per rendere perfetto ogni momento della giornata. Caffè Guglielmo, solo per veri intenditori. www.caffeguglielmo.it. Grillo Telematico. Da 25 anni proponiamo su tutto il territorio regionale soluzioni per il tuo business. Grillo Telematico è vendita e assistenza hardware e software per la gestione del magazzino e delle vendite. Casse automatiche self-checkout. Assistenza su misura. Ti seguiamo anche in remoto. Personalizzazione delle soluzioni scalabili per darti ciò di cui hai bisogno. Il nostro team saprà consigliarti la soluzione più adatta alle tue esigenze, rendendo la gestione del tuo negozio facile, intuitiva e veloce. Grillo Telematico. Portiamo l'avanzamento tecnologico nella tua attività.
Finanziamenti con BCC Leasing e pagamenti personalizzati. www.grillotelematico.it. Grillo Telematico, via Rocco Chinnici 2B, Cosenza. Info 0984 48 31 26 0984 34 595. Mifral Expert Calabria. Gli esperti siamo noi e siamo sempre insieme a voi. Scuola, lavoro e tempo libero. Il nostro obiettivo è offrire sempre prodotti di qualità con la migliore tecnologia. Ogni giorno ci impegniamo per garantirti la migliore esperienza di acquisto. Ti seguiamo in ogni momento, dalla consulenza alla fase post vendita, guidandoti nella scelta dei prodotti adatti alle tue esigenze. La soddisfazione del cliente viene prima di tutto. Novità! Da Expert troverai uno spazio riservato agli esperti della casa. Casa Nova, per vivere la tua casa ogni giorno con stile ed eleganza. Mifral Expert Calabria, la storia di un gruppo nato dalla passione e dall'impegno per le cose fatte bene. www.expertcalabria.expertonline.it. Mifral Expert Calabria lo trovi in via provinciale Rizziconi, presso il centro commerciale Porto degli Ulivi Rizziconi, presso il centro commerciale Pegui Cinque Frondi, presso il centro commerciale I Portali Corigliano Calabro. Mifral Expert Calabria, il bello di fare shopping. Da molti anni, Genius Gastronomia si dedica alle specialità tipiche della nostra terra. Ogni giorno portiamo emozioni sulle vostre tavole per farvi ritrovare tutto il gusto della tradizione. Lo facciamo con passione, seguendo le antiche ricette. Nascono così alcune eccellenze. Sua Maestà il Morzello, piatto unico e gustoso. Polpette al sugo, amate da ogni bambino. Arista di maiale al forno, per palati esigenti. Piatti pronti in 3 minuti e perfetti in ogni occasione. Le pietanze sono preparate artigianalmente con ingredienti naturali e selezionati. Cucinati e posti in comode vaschette. Novità, specialità barbecue pulled pork affumicato. Una delizia dal sapore autentico e inconfondibile. Per degustare i sapori di una volta, occorre individuare chi custodisce tali tradizioni. Noi abbiamo pensato di dare a tutti questa possibilità. Per questo ci trovi nei migliori supermercati della tua città. Genius Gastronomia, maestri del gusto. www.geniusgastronomia.net. Quadratum Coffee Bakery. Oggi ti svelo una ricetta magica, quella della felicità. Vieni con me da Quadratum Coffee Bakery, dove si può essere di buon umore anche se è mattina presto. Le loro colazioni sono ciò di cui hai bisogno per iniziare al meglio la giornata. All'italiana o all'americana, Quadratum Coffee Bakery soddisfa ogni tipo di palato, perché la colazione è una cosa seria. Trascorri le tue pause nel loro ampio giardino. Qui potrai gustare prelibatezze ricercate ad ogni ora della giornata. Dall'aperitivo al tè, scegliendo tra una varietà di gusti e miscele, o dallo yogurt alla cioccolata calda, cremosa e top quality. Da Quadratum Coffee Bakery, la parola d'ordine è relax. Il personale qualificato ti accoglierà e consiglierà nella scelta di ogni singolo prodotto. Inoltre, grazie all'ampio spazio espositivo, potrai scegliere tu ciò che più si addice ai tuoi gusti. Quadratum Coffee Bakery. Come sentirsi a casa. Ci trovi in via Francesco Tetro 2, Sant'Eufemia, Lamezia Terme. Info 393 48 19 811. Stocco e Stocco, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione, nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà. Lo stabilimento di Cittanova è un complesso all'avanguardia nel sud Italia. 2 strutture di quasi 3.000 metri quadrati. Stocco e Stocco si contraddistingue per la qualità, garantita dall'accurata selezione delle materie prime direttamente dalla Norvegia e dall'Islanda, e per la tradizione. Stoccafisso e baccalà vengono immersi nelle acque dello Zomaro, note per la ricchezza delle sostanze oligominerali, conferendogli un sapore delicato e inconfondibile. Tutte le fasi della lavorazione sono eseguite secondo metodi rigorosamente artigianali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e da personale altamente qualificato, portando sulle nostre tavole prodotti gustosi e genuini. Novità, i prodotti a lunga conservazione. Stocco e Stocco, tramite il sistema HPP, immette sul mercato alimenti di elevata qualità in grado di essere conservati a lungo senza l'utilizzo di conservanti. Stoccafisso e baccalà, gusto e tradizione a tavola.
Cittanova, Reggio Calabria. 0966 65 5606. www.stoccoistocco.com. Ghiacciato, capo, ghiacciato, capo, l'amaro del capo, l'amaro più amato. Capo, 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 l'amaro più amato, capolavoro ghiacciato. Riprendiamo con la diretta prima di mandare il Vox Populi in questo mercato dove abbiamo incontrato tanti pensionati, tanta gente, tanti venditori, ambulanti, artigiani, gente che ha detto la sua e ha raccontato quello che pensava, ma in maniera molto libera. Abbiamo sentito veramente tanta gente che ti dà la realtà e la tocchi con mano, quello che tra poco vi trasmetteremo. Abbiamo... scusate, la mail è questa, esatto. Bene, allora la signora Rosina Pellizzi. Bene, sì. Signora Rosina, buon pomeriggio. Sì. Da dove chiama? Buon signora? Pomeriggio, io chiamo da Casabon. Casabon, siamo in provincia di Crotone, assolutamente. Sì. Prego, signora. Allora, io le ho mandato ieri l'email perché proprio sono arrivata al punto di non poter più stare zitta, perché vedo mio marito... Un attimo che mi alzano, che mi alzano l'audio in studio, prego, prego. Sì, vedo mio marito che giustamente in questa situazione non ci sta bene. Abbiamo, lui ha ereditato dal padre un pezzo di terreno con il quale sono riusciti una famiglia di 5 persone a portare avanti la situazione familiare. Hanno costruito le case per i propri figli, i genitori, e adesso ha ereditato questo terreno che si trova vicino a un fiume che si chiama Siccata. Sì. Allora, questo fiume sempre quando c'è cattivo tempo, tipo nel 2018 c'è stato una bufera proprio che si è ripetuta pure di nuovo adesso. E questo fiume va a straripare sul terreno e l'ha messo in condizione che non è più coltivabile. Cioè, allora, scusi un attimo, lei mi sta chiamando perché il tempo... Le volevo dire, il tempo. Non abbiamo, io voglio che qualcuno ascolti la voce, no, la nostra voce, i no, nostri no, io problemi. L'ascolto, no? La voce sua io l'ascolto, ascolta anche quella di suo marito, voglio dire, io ascolto tutti. Però lei mi sta parlando... No, le istituzioni, le istituzioni non ci vengono in aiuto. Ah. Ora, mi faccio capire, viene, il suo terreno viene aggredito dal maltempo, o sbaglio? Dal fiume in seguito al maltempo. Perché si gonfia, esatto, certo, arriva nel suo terreno, benissimo. Arriva nel terreno e su questa linea ce ne siamo parecchie persone, non solo noi. Quindi ma lei ha un terreno che non si può coltivare, che è pieno di fango. No, non si può coltivare, quindi tutte le spese, ogni qualvolta le affrontiamo noi. Giustamente poi io non posso fare il mio dovere a pagare le tasse, perché se devo ricorrere ai ripari posso poi essere precisa e puntuale a pagare le tasse? No, ma non so dove prenderli. No, perché le spiego un attimo. Se la cassa è una e i soldi sono quelli, poi alla fine ti ritrovi... Come si dice? O paghi una cosa o ne paghi un'altra. È come il buon padre di famiglia, prima di tutto pensa alla famiglia, ai figli, alle cose no, essenziali. Ma poi dobbiamo, a riscaldare la casa, a mettere la benzina per andare... Il problema è un altro pure, perché si sono verificati... Ma lei ha un'azienda, mi scusi, non l'ho detto, ma lei ha un'azienda agricola, giusto? Sì, c'è un'azienda agricola che conduciamo noi privatamente. Quindi quello che io ho visto oggi ai mercati arriva anche dai vostri terreni, diciamo. Cosa, arriva anche dai nostri terreni. Cosa producete? Sì. Cosa producete? Allora, prima si coltivavano pomodori, barbabietole,
E adesso invece facciamo grano e orzo, avena per i maiali. Mangime per i maiali. Sì, abbiamo pure i maiali, sì. Lo facciamo perché giustamente con una pensione di 600 euro, 700, quant'è, mio marito può andare avanti, non può andare avanti. Quindi dobbiamo per forza capite, signori, che qui io oggi, non so come siamo messi con la regia, oggi io ho sentito in quel mercato persone che prendono 600 euro al mese. Bravo, è così. E fanno i conti della serva, come si dice, perché non riescono. Ma voi immaginate, se già con 600 euro sei monoreddito e tua moglie non prende niente di pensione, se ti arriva una bolletta di 100 euro, ti toglie già il 20% di quello che tu stai pagando, ti rimangono 500 euro, poi devi mangiare, la bolletta, il minimo di il carburante, l'assicurazione, il bollo, un paio di scarpe. Io non lo so, veramente è impressionante quando mi dicono io vivo con 600 euro. C'è gente che 600 euro se li mangia in un pranzo, discreto, una tavolata si mangiano 600 euro, due bottiglie di vino, un po' un antipasto e un buon primo, se ne sono andati 600 euro, 7-8 persone, e se li sono mangiati. Vuol dire, c'è gente invece con 600 euro deve vivere un mese. La pensione che mio marito percepisce si aggira intorno alle 700, sì. Ma ha dovuto affrontare continuamente le spese dell'INPS. Signora, stiamo parlando dell'acqua fritta, stiamo parlando del nulla, cioè stiamo parlando di 700 euro, ribadisco, oggi una famiglia composta da 4 persone, 700 euro li consuma nella prima settimana, noi stiamo parlando di 30 giorni lavorativi dove veramente io non so come fate e mi medesimo in quello che è il vostro dramma, il vostro problema. È quello che noi abbiamo percepito oggi facendo un vero servizio pubblico in mezzo alla gente. Poi non vi dico la festa che mi hanno fatto tutti quanti, che ci seguono tutti quanti. Andare in mezzo alla gente in questi mercati, vedere tanta gente che ti segue e ti apprezza, e voglio dire, è una bella carica. Ce l'abbiamo, siamo pronti? Quasi, va bene. Sì, allora, sì, sto vedendo. Ecco, questi sono prodotti. Sono prodotti che abbiamo trasmesso, e questo signore mi ha spiegato, per esempio questo è un produttore di Cutro, se non erro, che produce formaggi. Ecco, quando formaggi. Vedo, fermi immagine, questo, quel prezzo un euro, torna indietro, molto, io ho visto tanti prodotti a un euro. Bene, questo io lo dico perché, per carità di Dio, ma arance, pomodori, tutto a un euro, kiwi a un euro, cioè, vuoi vedere questo prezzo, che poi attenzione, un euro sono 2000 delle vecchie lire, 1995, sì. Eccetera, ecco, qualcosina a 1,50 euro, per esempio, le mele Fuji, quelle, le mele croccanti sono a 1,50 euro, ecco, poi questo signore, ecco, vede, fermo, pere abate a 1,50 euro, voglio dire, le banane a un euro, mi pare 1,50 euro, ma parliamo delle cichita, voglio dire, no, l'abbiamo detto, poi lo diciamo dopo, vediamo a quanto, e poi questo signore mi ha fatto vedere che due provolette, non so se ce l'hai, c'era un'immagine più avanti, due provolette, ecco, due, ferma immagine, grazie, due di quelle, di solito in un supermercato, una sola di quelle te la vendono 9-10 euro, una sola di quella oggi. Bene, lui due di queste, quel signore, le ha date a 10 euro, quindi uno sconto di 6-7 euro, 8 euro di fronte in temporale. Lì io ho venduto due di quelle, le ho vendute io al volo, tanto per dare l'idea. Ecco, e poi vi renderete conto, anche perché la gente, guardando anche la trasmissione, si rende conto di qual è la differenza di chi non è mai andato in un mercato. Ecco, per esempio, un'altra cosa che mi hanno detto, signora, è che la nuova generazione, mi hanno detto, quindi gli over 30, gli over 40, gli over 20, non sanno fare la spesa.
Questo è quello che mi hanno detto i venditori, perché invece coloro che vendono e che la donna l'over 50, over 60, over 70, over 80, sanno fare la spesa perché riescono a individuare i prezzi buoni. Allora, torniamo in studio, grazie, e vedremo un attimo se tra poco riusciamo a mandare il servizio di Soverato. Signora, quindi lei chiede a chi in pratica un intervento per aiutarla? Siamo alla... Allora, le istituzioni nel 2018 sono intervenute, posso sì? Sì, prego. Mi sta sentendo, sì. Allora, nel 2018 che c'è stato l'altra alluvione, sono intervenute e in quel caso, a distanza di anni però, non subito, velocemente, a distanza di anni, io per mandare avanti la pratica ho dovuto mettere da parte la bolletta della luce, perché per registrare tutta quella pratica abbiamo dovuto pagare dei soldi e oltre a quei soldi abbiamo dovuto rimediare il danno che avevamo subito e io la luce non sono riuscita a pagarla, l'ho pagata poi a dicembre quando è arrivata la tredicesima. Insomma, sono arrivati questi soldi perché poi giustamente non sono riuscita a pagare né la bolletta né la tassa automobilistica e né la bonifica, che paghiamo sta bonifica però non so che cosa bonificano, perché se il terreno viene inondato continuamente, a questo punto penso che la bonifica non abbia fatto il suo dovere. E sono arrivati questi soldi, giustamente c'era il debito, è entrato l'ufficio delle entrate a trattenersi la somma. Allora io questo terreno come lo vado a ripulire, come lo vado a rimettere nelle condizioni per coltivarlo? Non lo so. Questa è la domanda, ma questa domanda lei a chi la rivolge? Al presidente della provincia, alla regione? Io me la sto rivolgendo, adesso me la rivolgo io. Lei stessa. La sto rivolgendo a lei. Ecco, ma lei... non so a chi la devo rivolgere. L'abbiamo lanciata, le istituzioni. L'abbiamo lanciata. E già ed è una cosa che abbiamo... Molti hanno ascoltato, guardate, quando abbandonano i terreni, li abbandonano anche per questo motivo, perché se non c'è la tutela... Certo, un fiume... ma infatti io mi sono detta, no, fanno vedere quella trasmissione di domenica, la linea verde, sì, che tra l'altro a me piace tanto e la seguo, e cercano di indirizzare i giovani a lavorare i terreni. Ma con tutte queste difficoltà, no? Specialmente se un ragazzo lo vive nella famiglia, sicuramente non ci andrà mai. Certo, perché la signora vive d'accordo? Un momento di difficoltà, sì, assolutamente, perché se vede i genitori o i nonni che hanno queste difficoltà, poi arriva il fiume, c'è l'esondazione in merito a quello che perdi tutto quello che hai coltivato, ti smonti. Difatti dico, non solo il danno ma anche la beffa, perché poi quando arriva l'aiuto... Giustamente, se tu non sei riuscito a pagare perché sei debitore, l'ufficio delle entrate se li tiene. Quindi loro le tasse in qualsiasi modo riescono a trattenersele, a pagarsele. Chi subisce siamo sempre noi, povera gente. Lo so, signora, ma il problema è che gli altri, la politica non comprende, non capisce. No, non comprende. Non comprende perché, ripeto, una non volta, andiamo nemmeno a votare. Guardi, una volta arrivati lì, è il caso della Meloni, no? Avete visto? Prima quando si fa opposizione si è forti, duri, simpatici. Poi quando si arriva al governo e si fanno i conti con i debiti che ha lo Stato, secondo debito al mondo, più alto al mondo, quello, beh, poi è normale, piace fare il ministro, il primo ministro, piace prendere 30.000 euro al mese, però sicuramente poi alla fine, vedete, ognuno, Salvini in silenzio perché continua a fare il suo ministero lì col ministro, tutti quanti sono lì perché sono al potere e gestiscono per 5 anni. Sapete qual è il pensiero di un sottosegretario o una sottosegretaria che è miracolata anche, no? Dice, ma chi ci va? Noi stiamo bene qui, siamo qui, cioè, l'affronteremo. Lo sanno benissimo che il prossimo governo non sarà di centrodestra, perché già dopo pochi mesi sono al disastro totale con quello che è il caro carburante. Io la ringrazio, abbiamo lanciato il suo appello, speriamo bene. Andiamo in pubblicità, speriamo, e poi torniamo direttamente col servizio legato a Soverato. Grazie regia.
Grazie, buona serata. Anche a voi, signora. Scegliere una residenza per anziani e disabili a cui affidare un proprio caro non è facile. Bisogna valutare bene la qualità dell'assistenza e dell'ospitalità. Per questo noi ci siamo affidati a Villa Santa Spina, residenza che sorge nella splendida Petilia Policastro, nuova e all'avanguardia, dove ogni ambiente è progettato per dare un senso di sicurezza e comfort. Dispone di 80 posti letto, sala relax, palestra, mensa, un'area incontro e di tutti i servizi essenziali per la tutela della salute, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il luogo ideale per il benessere dei tuoi cari, dove uno staff altamente qualificato ogni giorno si impegna per migliorare la qualità della vita degli ospiti, con percorsi personalizzati di attività sociali, ricreative e riabilitative per una vita attiva e stimolante. L'obiettivo è creare una vera e propria comunità, un luogo in cui sentirsi a casa, perché dove c'è amore, quella è casa. Villa Santa Spina, via Nazionale 44, Petilia Policastro, Crotone. Info 0962 1923 902 www.villasantaspina.it. Tutti noi abbiamo un sogno nel cassetto. Il mio? Beh, una bella casa, innovativa e con il miglior comfort abitativo. Perché continuare a sognarlo quando da Bigmat trovo tutto ciò che serve per la costruzione, ristrutturazione e il rinnovo della casa? Bigmat è da sempre al fianco dei professionisti del settore, privati e artigiani, con una gamma completa di materiali per tutte le esigenze, dalle fondamenta al tetto, con soluzioni tradizionali all'avanguardia, con servizi personalizzati per ogni esigenza, dalla progettazione edilizia alla realizzazione di case in legno. Ampi spazi espositivi ti aspettano nello showroom Abimat. Qui troverai un'ampia scelta di pavimenti, rivestimenti e arredo bagno, oltre che l'Abimat Color Collection, con una palette di 72 colori e sfumature cromatiche studiate e create ad hoc per rispecchiare le tendenze del momento. Un team esperto in progettazione di interni ti accompagnerà per soddisfare il tuo stile e i tuoi gusti. Bigmat, il tuo sogno è la nostra realtà. Trova il tuo punto vendita Bigmat in Calabria su bigmat.it. Nell'incantevole scenario naturale della Costa Viola, incastonato nello splendido borgo di Scilla, il Miramare Scilla Grand Youth Hostel è la scelta ideale per chi cerca una vacanza all'insegna del relax, del benessere e del divertimento. Ambienti eleganti e moderni, camere ampie e luminose dotate di ogni comfort, con vista mare direttamente sullo stretto. Una terrazza panoramica dove ammirare un tramonto dai magici colori, gustando cocktail e aperitivi in un ambiente molto chic. E per i più piccoli, un'area baby pensata per il loro divertimento. Se invece stai pensando di trascorrere una vacanza in tutta libertà, scegli la Casa Vacanze, un accogliente, confortevole e spazioso trilocale, comodo ed accessoriato, ideale per una famiglia, perfetta per le coppie e anche per un gruppo di amici. Miramare Scilla Grand Youth Hostel, punto di partenza per escursioni, gite e passeggiate, immersi nei meravigliosi colori della natura, alla scoperta di Scilla e dintorni. Una vacanza, infinite emozioni. www.miramarescilla.it. Seguici su Facebook e Instagram. La salute dell'occhio è fondamentale per la qualità della vita. È necessario sottoporsi a controlli medici periodici, mirati a prevenire e diagnosticare l'insorgere di eventuali disturbi e difetti visivi. Il dottor Giuseppe Mingrone è un oculista,
e si occupa della cura e della prevenzione delle patologie che colpiscono gli occhi su pazienti di ogni età, dai bambini agli anziani. Esegue visite specialistiche con strumenti all'avanguardia per prestazioni diagnostiche e chirurgiche. L'esame della vista fornisce una valutazione accurata della tua capacità visiva e misura la salute generale dei tuoi occhi. Il dottor Giuseppe Mingrone riceve presso il Minerva Surgical Service a Catanzaro in via Lucrezia della Valle 19. Info 338 60 53 556. Dal 1980 lo studio radiologico di Siderno lavora nella diagnostica per immagini con un'offerta di servizi e prestazioni erogabili anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Da noi è possibile effettuare risonanza magnetica a 3 Tesla per lo studio dell'encefalo e del midollo, risonanza magnetica aperta ad alto campo, risonanza in ortostatismo, TAC alta risoluzione e mammografia con ricostruzione tridimensionale. Siamo dotati di un ecografo detto Supersonic che individua tumori di piccole dimensioni, punti di forza, tempi d'attesa bassi e possibilità di sedazioni anestesiologiche anche per bambini. www.studiorad.it. Info 0964 38 21 11. Tutti qua, perché cosa c'è qua? Le lumache! Andiamo alle papolacce, amo! Buongiorno, buongiorno, sono Polimeni, caro. Sì, lei si mangia le lumache? Eh sì, a me piacciono. Mamma mia! Li ha mai assaggiati? Io, no, signora, quindi... Il sughetto delle... Il sughetto? Il sughetto è detto che sono buono. Senti, sta crisi, signora, sto carburante, crisi, disperazione. Disperazione, pensione minima che tiriamo... Quanto prende di pensione lei? 500 euro. Ma monoreddito, suo marito prende anche la pensione. La prende pure lui, però... È arrivata a 1000 euro massimo. Che facciamo? E poi si viene al mercato per... Per prendere le lumache per risparmiare. A quanto vanno al chilo le lumache? 15 euro al chilo. 15 euro? In questo periodo è regalato. Dobbiamo dire mica caro. E quest'anno la gente dice ma dove ha piovuto? Non c'è bisogno che piove, basta che piove una volta, poi escono con la brina della notte. Tutte le sante notte, fino a maggio, ci sono sempre le lumache. E lei va a raccogliere? Io ci vado tutte le notti. Tutte le notti? Dalle 9 alle 2 alle 3 di notte. Beh, ne ha preso un bel po'. Non ci viene, mi fa una cosa, una ripresa. Facciamo la raccolta delle lumache. Sei piano piano come una lumaca. Okay. Ecco, bene, vedete, la gente si adatta. Vediamo un attimo la crisi. Cioè, io non riesco a capire, vedo delle mozzarelle. Buongiorno signore, buongiorno. Senta, noi siamo qui in virtù di quello che è la situazione economica, la crisi. Ecco, Calabria TV, canale 13, Lino Polimeni, articolo 21. Oggi alle 14.30. Ce l'ha la televisione?
o la... Ma la devo comprare. La signora si deve comprare. La dovete regalare una. Se la deve comprare. Cosa fa lei con queste mozzarelle? Che ha fatto? Vendiamo la mozzarella. Cioè, lei viene, fa prendere le mozzarelle dove? Ogni notte? No, queste qua praticamente le fanno a Serre di Salerno. Portiamo qua il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Lui si è inventato il suo lavoro, lei? Se l'ha inventato mio cognato, che è da 15 anni che fa questo lavoro. Lui è di Lamezia, fa la costa tirrenica della Calabria. E voi fate tutti i mercatini con questi prodotti? I mercatini, in giro per la strada, alle pizzerie, ai ristoranti. Quindi quando non vendete ai mercati, poi lo date ai ristoranti? No, noi vendiamo sia ai mercati che anche ai ristoranti. Il prodotto ce l'abbiamo sempre fresco. Ottimo. Perché lo vendiamo tre volte alla settimana. Lunedì, mercoledì e venerdì. È pieno. Sì. Poi tra l'altro si mantiene col siero. Ancora è tiepida, perché l'hanno fatta ieri pomeriggio tardi. Se sentite là il sacchetto... Stamattina. Complimenti, e quindi ti metti qua la mattina. Sì. Ma si vende? Sì. Ma abbastanza. Una volta che si assaggia il prodotto è al numero una uno. Una volta conosciuto. Un prodotto così in giro è difficile è trovarlo. È difficile trovarlo. Complimenti, vedete. La mozzarella di bufala da Salerno, a cui ha Soverato, lei si fa tutti i mercatini. I mercatini della Calabria. Parte della Calabria, sì. Hai capito, gira sempre. Sì. Bene. Oh, torniamo, grazie, per capire. Stiamo aspettando anche il sindaco di Soverato, perché siamo nella sua città e stiamo in qualche maniera raccontando la crisi delle famiglie. Ma la crisi c'è o non c'è? Come non c'è? C'è. Cosa? Cioè, si viene al mercatino perché quanto si risparmia? Si risparmia perché bisogna guardare tutto, bisogna fare un'analisi dettagliata. Cioè, prima farsi un giro. Sì, sì. Qual è la tattica del mercato? Me la dice? Io non lo so, io non sono un abitué in effetti. Quindi... Però ci sono quelli che conoscono e che fanno... Sì. Ecco, questo per esempio è un amico, è andato a prendere il caffè, quindi stiamo aspettando perché sappiamo che... Questo c'ha lui proprio... C'ha la terra lui? Sì, c'è produce... il famoso chilometro zero. Sì, dalla Lamezia viene questo. Questo viene dalla Lamezia, sì. Si fa le sue cose, ma si vede che è artigianale. Sì, è artigianale. Quindi e vende... Poi, prodotto genuino. È un amico, ecco, sta arrivando, che è andato a prendere il caffè. Ecco. Ciao, come è successo? Buongiorno, Polimeri. Sta facendo la pubblicità a voi. Volevo capire perché parla molto bene di voi. Chi? Lui. Dice che siete bravo, che avete la vostra terra. Sì. E quindi fate il chilometro zero, diciamo, dalla terra. Io avverto il sindaco, ha visto pure il sindaco. Dalla terra, e quanto si risparmia? Niente, vedo che è impaurito dalla mia presenza. No, sindaco, buongiorno, come sta, sindaco? Bene, allora, intanto facciamo un giro un attimo, entriamo dentro. E allora, la crisi delle famiglie, Daniele, è dura. Sì, cioè, viviamo in un periodo di crisi economica, anche dovuta alla pandemia, però... E, come dire, c'è una ripresa. Un bel mercato il vostro, sì, una ripresa anche è visibilmente percepibile, perché la viabilità, il traffico che c'è venerdì si nota ed è enorme. Arrivano tutta dall'Interland arrivano. Sì, da tutto il comprensorio, anche dell'entroterra, delle serre. È un mercato importante che si sviluppa sia qua dove c'è il mercato alimentare, qua in via Cimarosa, ma anche in via Le Kennedy, dove c'è il mercato. Daniele, io sono venuto perché sto cercando di capire, perché qui la situazione è talmente drammatica che il caro carburante ha messo in ginocchio le famiglie, anche sotto l'aspetto della produzione, perché questa gente, anche se sono padroncini, hanno la terra, questi devono viaggiare, devono camminare, quindi la gente viene qui a risparmiare. Vedete, vedo i mandarini a un euro addirittura. Sì, qua la gente arriva anche per risparmiare, c'è questa situazione anche del caro carburante, del caro energia, che non tocca solo le famiglie, tocca anche i commercianti, perché di conseguenza tocca anche i comuni, perché ancora non abbiamo avuto nessun sostegno da parte del governo. Se noi dobbiamo colmare delle risorse in più sul bilancio che non abbiamo, e quindi ci troveremo, se non ci sono delle soluzioni da parte del governo centrale, ad aumentare quelle che sono poi le tasse sull'occupazione, solo pubblico. Senti, volevo chiederti, quindi c'è un aumento anche per loro a questo punto?
Speriamo di no, noi stiamo studiando diciamo, i correttivi sul bilancio comunale, speriamo che dal governo centrale arrivi un segnale positivo, perché noi un comune come Soverato rischia di avere un aumento sul caro energia di circa 600.000 euro all'anno. Una miseria. Senti, lo sai che i pensionati e gli artigiani arrivano a 600-700 euro a alcune famiglie? Sì, sì, al mese. Lo so. Come si fa? Io dico sempre che i sindaci toccano poi con mano, ma perché ti vengono a trovare? Sì, toccano con mano i bisogni dei cittadini. Conosciamo molte realtà di criticità proprio delle famiglie. Ed io non oso pensare quando sarà, come dire, gradualmente abolito il reddito di cittadinanza. Beh, lì sarà un problema. Un problema, sì. Sarà un problema serio. Senti, diciamo che qui abbiamo tutti... Un'altra cosa voglio capire. Voi come comune, quando arrivano sulle piazze, voi verificate anche chi sono, che non ti danno anche un prodotto che non sia di qualità? C'è qualcuno che controlla sotto l'aspetto sanitario e le attività produttive per capire se... possono fregare anche il cliente o l'anziano che viene, qualcuno, ma vedo che sono tutte persone serie. Sì, sì, e i controlli ci sono, a volte vengono concordati sia con l'ASP, ma anche con la Guardia di Finanza, con i Carabinieri. Vuoi dire, un prodotto che viene tracciato? Vuoi dire. Assolutamente sì, anche se di competenza comunale, certo. È quello di capire, diciamo, la regolarità delle autorizzazioni, noi non entriamo nel campo, certo, sanitario. Certo. Senti, noi... siamo qui adesso, tra poco facciamo un Vox Populi per capire cosa sta accadendo, come si vendono questi prodotti, cosa chiede la gente, perché la testimonianza diretta ce la danno loro, perché loro toccano con mano il rapporto col cliente e il cliente quando chiede scontistica, chiede... Allora voi avete veramente il polso della situazione per quella che è la crisi vera e propria, è così? Ora vengo e le chiedo qualcosa. Io voglio ringraziare intanto Daniele Vacca, sindaco di Soverato, perché è venuto qui in mezzo alla gente per capire e comprendere, anche perché qualcuno verrà da te a dire oggi non riesco a pagare la bolletta. Assolutamente sì, io ricevo molte persone durante la giornata, come ti dicevo prima, perché ci sono delle famiglie che non arrivano fino a mese, ma ci sono molte famiglie che non hanno nemmeno la base per i bisogni. C'è un coordinamento con l'arma dei carabinieri, con le forze dell'ordine, anche per tutelare queste famiglie? Assolutamente, ma c'è anche, diciamo, delle iniziative che fa l'amministrazione, come il banco alimentare, come il contributo sociale che noi una tantum diamo sulla base poi del reddito e dell'ISE. Però io dico sempre che è sempre poco quello che riusciamo a fare noi, però su questo siamo attenzionati e diamo maggiore attenzione a queste famiglie. Grazie a Daniele Vacca, sindaco di Soverato, abbiamo voluto iniziare con lui questo excursus, le domande che faremo ai pensionati, alle famiglie, alla ricerca anche del prezzo della verdura migliore, anche del prodotto fatto a chilometro zero, come dire, perché molti qui sono padroni terrieri e vengono a portare direttamente il prodotto fresco. Sì, molti sono proprietari terrieri, ma noi ogni giorno diamo anche lo spazio proprio qui di fronte, davanti alla caserma dei Carabinieri, proprio per dare la possibilità a quelli che a chilometro zero portano i prodotti in vendita. Grazie Daniele, ci vediamo dall'alto con il Soverato, noi abbiamo un feeling, un rapporto che dall'inverno all'estate, per raccontare un po' quello che è il vostro territorio, quest'estate vedremo un attimo di controllarlo un po' meglio e verificheremo. Personalmente anche con Raggio di Sole. Stiamo ragionando anche su questo. Grazie, grazie Daniele. Allora andiamo avanti, vediamo un attimo, grazie, e vediamo questi signori. Ecco, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ecco, vedo che ha dei prodotti che io non ho idea dei prezzi, però ho visto dei prezzi bassi. Mi fa la differenza, ho visto un euro, ma tutta un euro. Tutta un euro, qui se no non si vende niente. Ma vi faccio capire, la gente quando viene... cosa le dice? Ma la vede che c'è crisi, che c'è troppa crisi, c'è troppa crisi. Vede, noi abbiamo pure i peperoni, li dobbiamo vendere a un euro, le melanzane a un euro, i finocchi, zucchine da un euro. Cioè, a Soverato avete tutto un euro, ma io questi prezzi in un negozio normale non li vedo. Vedo a 2 euro, a 3 euro. 2 euro, 3 euro, sì, è la verità. E quindi cos'è? Qual è la differenza? Come fate voi? Perché se non prende la roba la produciamo pure noi. Avete la terra, buongiorno signore. Buongiorno. Ecco, dicevo che vedo tutto a un euro, ma è conveniente, no? Al mercato è conveniente, se vai al supermercato costa tutto di più. Cioè, parliamo di 2, 3, il doppio, il triplo alle volte. Quasi il doppio. Buongiorno signora, vedo che è venuta qua, cosa ha bisogno?
Come sta? Venerdì del mercato, sì, diciamo che la crisi che sta toccando le famiglie, ho voluto toccare anch'io per capire i prezzi, perché la gente spesso non si rende conto, poi vede i prezzi del mercato e dice: ma allora lì a 3 euro ho pagato 3 volte di più, 2 volte di più, vuol dire c'è una differenza sostanziale. C'è una differenza, non sempre sostanziale, a dire la verità, ecco, è più magari un'idea, ecco, del risparmio, che alcune volte coincide e altre volte no, ecco, però... Dipende il periodo, ma ora che le famiglie sono ovviamente in grande crisi, carburante, la crisi energetica, tutto quello che sta accadendo, la gente va a cercare poi alla fine il prezzo. Certo, certo, immagino, è un periodo veramente particolare, quindi... È chiaro che quando si può risparmiare qualcosa lo si fa, delle volte forse anche sacrificando la qualità. Sacrificando la qualità, su questa risposta diciamo tanto. Senta, quando viene la gente, lei da quanti anni fa questo mercato? È da 30 passanti. 30 anni che viene superato. Io sono di Davole Marina, ma produciamo... Come si chiama lei? Froio. Froio, Froio di nome? Giuseppe Froio da 30 anni viene qui al mercato. Chi meglio di Giuseppe ci può dire che in 30 anni che evoluzione c'è stata? Ma in questi ultimi anni, e in particolare in questo, negli ultimi mesi anche della grande crisi del carburante. Beh, la gente... Prima riuscivamo a vendere fino a 1000 mazzi di broccoli qua. 1000 mazzi di broccoli? Qui è sovrato. Adesso se ne vendi 50-60... è troppo. Ci siamo arrivati da 1000 mazzi di broccoli, signora, a manco 50 mazzi di broccoli. È così, ma non spendete, ma perché non spendete? Lei li compra lo stesso i broccoletti, eh? Come se li fa i broccoletti? Lessati. Senta, ma le chiedono dei consigli? Sì. Le chiedono qualche sconto in più, malgrado lei? Quasi tutti. Che le dicono? Dai di meno. Come si chiama? Giuseppe, Peppe, dai. Dammi qualcosa di meno, fammi sparagnare, prendo 3-4 pezzi. Ma capita pure che gli metti una mele in più, un pomodoro in più. Prezzemolo, sedano, lo devo regalare. Senti, ma di questi tempi dove si va a finire? Andiamo alla crisi totale. Ce ne andiamo senza. Lo sa che tutta gente pensionati, cioè le pensionati minimi dai 600 euro, ma anche gli artigiani prendono 750 euro. Ma dove va? A me cosa mi tocca? Artigiano. A me cosa mi tocca? Questo le 500 euro. Arriverà a 600. Come faccio? E come faccio? Fra 2-3 anni mi pensiono pure io. Continuare a produrre. Andiamo ai formaggi, grazie. Beh, diciamo, vedete, tutto a 1 euro. Faglielo vedere, perché la gente da casa deve vedere i prezzi, le mele, i pomodori, le banane. Le cichine, quanto le vende queste? 2,50 euro. Quanto? 1,50 euro. 1,50 euro. 1,50 euro. Ecco, vabbè. Le zucchine a quanto, Giuseppe? Sono da 1 euro. Andiamo ai formaggi. Buongiorno, signore. Buongiorno. Vedo che qua avete un'esposizione di prodotti. È il caseificio Sirparo, esatto? Buongiorno, caro. Buongiorno. Vino Polimeni. Vedo che avete tanti prodotti. Noi abbiamo un laboratorio a Steccato di Cutro, provincia di Crotone. Sa perché sono qua? Perché la gente non ce la fa più. Sì, però noi siamo un fornitore diretto, diciamo. Abbiamo voi siete chilometro zero, cioè da casa, dal laboratorio al mercato. Al mercato. I vostri figli? No, il mio cognato, sì. Uno è cognato e uno è un dipendente. Ecco, cosa chiede la gente? Intanto il consiglio che voi date anche. Il prodotto è un prodotto garantito. Al 1000 per 1000, diciamo, perché noi non possiamo sbagliare, perché siamo diretti dal produttore... Sbagli la settimana dopo, viene qua e dice: ma che mi hai dato? Gliene devi dare un'altra, perciò non abbiamo te. I prezzi? I prezzi oggi sono molto bassi da noi. Fammi molto... un esempio, per esempio, prima costava a ottobre, novembre 2022, costava oggi, con la crisi del carburante, come si chiama lei? Francesco. Diciamo che noi questa qua prima era un prodotto che si vendeva... Era un due di questi li vendevamo 10 euro. Oggi sono quasi uguali perché noi li produciamo, però se tu vai a un negozio o da un supermercato, una piccola bottega, questi ci vogliono 8-9 euro ogni una. Cioè, noi ne vendiamo 2,12, tanto per te dire. Vuole dire la Danca 10 euro, ha parlato di 10 euro. Hai capito? 10 euro 2.
Hai capito quello che... Invece tu vai... Invece una al negozio la compri 8-9 euro. 8-9 euro minimo. E secondo me è da comprare questa. La, vende, la prende subito? Beh, la vuole. Ma la prende o non la prende? La vuole o non la vuole? Ora, a 10 euro, ora la vende. Ora la vende a 10 euro. Vedete, anche l'attesa... No, perché la gente non c'ha soldi, per questo non la spende. Anche l'attesa su questo dà l'idea, capite, a 10 euro subito queste... Se, cioè, no, la ricottina, ecco. Io non riesco a... Signora, se se li prende ora a 10 euro, queste... Non è che io devo fare il venditore. Alla spesa fatta. La ricotta. Allora, guarda un attimo, Carle, vieni qua, guarda. Le ricotte calde calde che ci alziamo alle 2 di notte. La fame ora. E praticamente noi la vendiamo 2 euro. Mentre, mentre se tu vai dentro un negozio ci vogliono 3 euro e 50. Una di queste. Una. E tu la vendi? 2 euro. E quanto pesa? Mezzo chilo. Dire. Signori, questo però ti dà l'idea. Siamo diretti dal casificio. Dal casificio al mercato, ed è normale che c'è la differenza. Allora, quando io ho venduto, ho tentato di vendere le due provole a 10 euro contro i 16 euro, i 17 euro del negozio, la signora se li doveva prendere subito. E secondo me bisogna approfittare. Li vuole lei? 10 euro contro i 16 del negozio, 17. Li prende lei? Li prende lei? Sì, sono. Ma sta scherzando, signor, ma domanda a Francesco se sono freschi. Eccole lei, 10 euro, signor. Non voglio percentuale. Ok. È bella questa cosa perché dà l'idea, vedete, anche la cosa che emerge in tutto questo guardando i volti delle persone, nel momento in cui chiedi di prendere, risparmiando 6 euro su due provole, ti dà l'idea della crisi. Caro Francesco. Sì, sì, è proprio la gente... 10 euro. E intanto... Grazie a Lino. Come si chiama lei di nome, signora? Io, Pina. Pina ha comprato le due provole. Vuole altre due provole pure lei? Le ha prese già. Vabbè, grazie. Io voglio dire una cosa che è molto importante. Capisco l'onestà da parte vostra, però la gente è così... La gente non c'ha soldi, il problema è che c'ha una crisi... Manca, come si dice, la pila, il denaro. Lo dico, non c'hanno soldi. Non allora, hanno soldi, l'avete capito? Gli dici, questa prova la 5, come adesso l'ha presa la signora, tu pure che c'è gente che ti dice, non la posso comprare, non è perché non c'ho i soldi, quello è il problema. Avete capito, amici? Pure che tu me la regali, dici, io non, ne devo prendere per forza un pezzettino perché non posso comprare l'intero. È una trasmissione che dà l'idea come servizio pubblico di quello che sta accadendo al nostro territorio. Quindi quella ricchezza che voi vedete non è vero, perché alcune famiglie calabresi, il 10% di quelle famiglie si possono permettere certi lussi. Questi qua. Se pure tu lo fai. Negozio, no. Io quando lo pago lo vendo, un euro lo pago, questo è prezzato 1,79 euro, tu glielo lo pago 1 euro, perché l'ho pagato. Hai capito che ha fatto il signor? Lui l'ha preso per dare un servizio. Lui l'ha comprato a 1 euro e si vende 1,79, c'è scritto, faglielo vedere al mio operatore. Sì. Che all'altra parte, tre di questi qua li paghi 1 euro, invece fai 4 un euro. Vedi? Però con l'occasione fai pane, formaggio, e prosciutto. E prosciutto, e salsicce. Grazie. Francesco, grazie a questo signore che è da Cutro. Sì, sì, da Cutro. Noi abbiamo raccontato, continuiamo ancora, vediamo il percorso. Usciamo da questa parte. E allora, vediamo un attimo. Buongiorno, buongiorno anche a voi. Buongiorno. Polimeni, come stai? Volevo sapere una cosa, ma quant'è la tua pensione? Quant'è? Minima. Ho lavorato una vita e non prendo neanche 1.000 euro al mese. E dove vai? Tu sai, l'altro ieri ho incontrato delle persone che prendono 600 euro di pensione ed erano artigiani. Sì, esattamente, io artigiano ero. E arriva a 1.000? Manca 1.000. Ti devi ritenere fortunato. Grazie, grazie, signor Polimeno. Tutto grazie. Bene, vedo che lei pure al mercato ha comprato. Lui è quello delle provole? No, del pane. Vi saluto, signora. Come la cioè, venite al mercato? Mi vedo sempre in televisione. Chi siete voi? Nonna? La signora Pulli Marianna. Marianna ci segue. Da dove ci segue Marianna?
Dal campo sportivo. Dentro il campo sportivo, mentre gioca a pallone. La crisi si fa sentire? Sì, sì, e come si fa sentire, come no, molto, molto. Viene al mercato? Veniamo al mercato sperando di poter risparmiare, ma purtroppo è quello che è difficile, sì. I prezzi ecco, ma a casa quando si sente del carburante e l'energia, poi si fanno i conti, no? Perché poi 1000 euro, quella è la pensione, che se poi è monoreddito ancora peggio, no? Peggio, sì. Infatti sono andata a prelevare. Quanto va arriva? 500. E che avete un forno, signora? Sì, 500 euro sola? Al mese. Ma lo fate il pane veramente? Veramente, lo giuro. Ma facete il pane pure? No. Fate il pane? No. Solo il riscaldamento. E pagate 500 euro ogni due mesi? Ogni mese, no. Non ogni due mesi. No, ogni due mesi. Ogni due mesi. E che di pensione quanto? 900. E quindi come mangiate? Campiamo. Verdure di campo. Verdure. Vi giuro che campiamo. Manco verdure, che vanno a 2,50 euro le cicorie. Devo dire che, buongiorno. Oh, ho visto tutto a 1 euro, ho visto io. Sì, no. La cicoria va a 2,50 euro. Ora vado a trovare la cicoria. Buongiorno. Sì, la cicoria. Vado a trovare la cicoria. Buongiorno. Questo è sempre chilometro zero, tutti questi. Questo fa il pane, vero? Che lui fa il pane. Il fornaio. Il fornaio. Buongiorno, fornaio. Chilometro zero. Dalla terra. Buongiorno caro Lino Polimeni. E allora, questi voi li avete presi, cioè, il terreno vostro, e li avete portati al mercato. Ora, voi siete, diciamo, non fate nessun passaggio dalla terra col vostro furgoncino. Chiaravalle Soverato. Mi vuole dire i broccoletti a quanto vanno? 1 euro al mazzo. E in un negozio normale, un fruttivendolo normale, quanto costa? Le vendono 1 euro al chilo, forse. Al chilo? Forse. Vabbè, e quello quant'è? Tante volte, scusa, 99 centesimi. Quanto pesa questo, scusa? Dimmi un attimo, pesiamolo, facciamolo vedere. 1,320 grammi, ce ne sono anche di 1,5 kg. Cioè 1,5 kg voi lo date a 1 euro? 1 euro, sì. È onesto, no? Penso di sì. E poi patate, tutta roba. Patate 1 euro, la vera. Ma la gente ha cambiato il tipo di spesa? Come... Certo, ha cambiato moltissimo. Perché 20 anni dietro, 22 anni dietro con la lira, le rape le vendevo 2000 lire al mazzetto, adesso le vendo 1,50 al mazzo, ma dopo 22 anni. Le broccole le vendevamo a 2000 lire al chilo. Quando c'era il vecchio conto? Quando c'era il vecchio conto, adesso 1 euro. Cioè, quindi vuoi dire... Non spende lo stesso, non spende. Ma quando parlate con questa gente, cosa percepite voi? Che non c'è soldi di comprarle, tante vengono qua e dicono no, preferisco invece di pasta e broccoli mi mangio la pasta sola perché non le posso comprare. Senza i broccoli? Non le posso comprare, no. Questo è che dicono, sì. Ma veramente? Sicuramente ve lo dico. Cioè mi dicono mi mangio la pasta senza broccoli? Senza broccoli perché non le posso comprare. Perché non posso comprare i broccoli? Così dicono. Infatti una volta noi vendevamo ma faccette di broccoli, stamattina ho portato 20 mazzi di broccoli, quanti ce ne sono lì? Su 20 peso 2, 4, 6, 8, 10, ma che avete preso? 2, 3 mazzi? Quando mi ritiro di qua la giornata, sono partito alle 5 stamattina di casa, mi ritiro con 40, 50 euro. Manco il carburante? Che nemmeno. E non si può tirare così, perché tiri oggi, tiri domani, arriva il conto che deve abbandonare. Cioè lei sta dicendo, non mi conviene più? Non conviene, no, non conviene, perché tu anche che produci, non riesce a venderla. Ma non conviene a questo punto, visto che ti rimane sul banco, abbassare ancora di più il prezzo? E no che non raccoglie le spese di raccoglierla. Anche la produzione? No, non la può nemmeno raccogliere. Come fai? Quindi se la gente non compra 1 euro, cosa che costavano un tempo due volte di più? Raccoglie le spese per tagliarle e portarle sul posto, basta, niente altro. Lei si chiama signor? Caterina Francesco. Caterina Francesco, grazie. Signore, 1 euro, che 1 euro, signor, fatevi pasta e broccoli stasera oggi. Davemo petito in giro, lo vedete. Petito vuol dire che non ci sono. È una sorda, è vero. Non lo comprate questa 1 euro? Certo, per 1 euro sì. Però il contadino ve l'ha portato direttamente qua. Certo, è giusto così. La fresca tagliata di ieri, possono cucinare oggi, domani, dopodomani. Non ho capito. È un prezzo che sta bene 1 euro. Sta bene 1 euro, signora. Qua ci sono i broccoletti. Come li cucina? Con la pasta che pasta?
Pasta linguine. La linguine ci metto pure. Oppure la corta, pasta corta. L'orecchietta è la sua morte. L'orecchietta è la sua morte. Chi deve darvi i soldi? Mio marito. E dov'è il suo marito? Dov'è? E gli vuoi dare un euro per favore? La miseria. Buongiorno caro. Vesca, paghi un euro. Possiamo dire un mazzetto in meno. In meno. Andiamo. Mamma mia, mamma mia. Il pesce, buongiorno signore, buongiorno. Ecco, qui vediamo altro prodotto, parliamo di pesce fresco. Buongiorno signore, buongiorno. Buongiorno caro, buongiorno a tutti. Frutti di mare. Allora, mi faccia capire, questo è il pesce povero. Questo. Però è buono. Era pesce povero. Perché era pesce. È pesce molto ricco. Ricco. Ricco di, diciamo, buono perché... E proteine. Perché costa assai? Ah, una volta costava poco. Senta, quando si fa la spesa oggi che si guarda? Intanto come si ricucina la signora? Come cuciniamo? Un po' fritto, un po' con il sughetto. Ecco, ma lei viene sempre da questi signori? Sì, sì, sempre. Ha trovato sempre la qualità? Sempre la qualità, sì. Ecco, voglio dire, il prodotto quando dicono è fresco, è fresco. Ecco, voi in pratica siete dei pescatori? No, compriamo. Prendete dai pescatori e arrivate al mercato. Arrivo. Cosa è cambiato negli ultimi anni? È cambiato parecchio, i prezzi, per il costo del carburante. Anche quando le barche fanno sempre il solito pescato. Anche perché quando c'è poi il maltempo è ancora peggio. Ancora peggio. Aumenta il prezzo. Sì, sì. Vuol dire, pari e dispari conviene fare questo lavoro? Non... Come si dice? Cambiamo la gestione. Andiamo avanti. Andiamo avanti con sacrifici. Ecco, per far capire a casa i prezzi che avete, allora totano a? Questo è un prodotto decongelato. Ah, ok, mi dica qual è il congelato e mi dica qual è il fresco. Calamaro e totano. Totano è congelato. Decongelato. I freschi quali sono? I freschi merluzzi. Allora, il merluzzo qua. Abbiamo il banco. Qua abbiamo un banco di fresco, sì. Cosa abbiamo qua? Mi fai vedere? Allora, un attimo. No, voglio sentire i prezzi, no? Perché per capire i prezzi. Cerchiamo di fare il minimo. È il minimo questo? Sì, cerchiamo di fare il minimo. Orata 11,90, sì. Merluzzi 15,90, 16,90. Ma quei gamberetti da dove? Un pescato locale. Pescato Crotone, locale? Sì. E mangialo, va, che te lo mangi crudo, lo so, è il crudo, lo so, è buono, questi, quando ti presentano le crudite te li mangi così. Sì, poi sì. Abbiamo calamaro verde a 16,90, pescatrice a 16,90, poi abbiamo le spadole, ecco, tutto prodotto che, da quanti anni venite qua voi? 15 anni. 15 anni, tutti i venerdì? Tutti i venerdì siamo qua. Quindi se c'è qualcosa che non va... Scusi, la gente ci picchia. Ve lo dice? È giusto. Sì. È capitato qualche volta? Qualche volta. Però è normale che voi il prodotto voi lo prendete. Però noi giustamente... Lo verificate, lo conoscete il pesce buono. Sì, e dove certo, è congelato certo. Dite è congelato. Certo, anche sì. Alcuni prodotti non ci sono sul territorio. Sì, sì, grazie. Sì. Grazie ancora, vediamo un attimo. Ciao caro. Ma dimmi caro, che c'è? Cos'è? Seppie locale, ancora viva. Guarda, è ancora viva, polpo e moscatine locali, vive sono ancora, guarda un attimo, perché grazie, 12,90, 12,90. Buongiorno, di questo passo dove andiamo a finire? E chi lo sa dove andiamo a finire? Come? Non, si, andate, non si può andare avanti, non si può andare avanti. La pensione, basta, la pensione... carburante, crisi energetica... Non basta. Non basta. Perché la pensione non viene aumentata, aumentano solo... Però qui si stanno mantenendo con i prezzi però. Insomma. Nessuno penso proprio di no. Insomma. Non è così, quindi il mercato... No, per carità non mi... Non vuole parlare la signora. Signora, si risparmia... Buongiorno, io la seguo sempre. Grazie, ma si risparmia al mercato, sì o no? È uguale. Come uguale? È uguale dal negozio. Niente, meglio andare al negozio così ci sarà. Addirittura? La... Sì, non c'è niente. Vi faccio un esempio, signora. Di tutto, guardate. Ma io ho visto tutti i prodotti a un euro di là. Ma pure delle volte si trovano pure al negozio quando c'è l'offerta. Quindi quando c'è la crisi abbassano tutti i prezzi?
Sì, li alzano i prezzi, altro che le abbassano. Amici? No, 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 no. Signora, no, no, lei oggi mi segue alle 14.30 così si vede la televisione. Sì, sì, no, tutti sono in ospedale oggi, mi dispiace, Catanzaro. Accendete il televisore in ospedale. Voglio vedere Polimena, sì, articolo 21. Me lo sempre lo sì, mi piace. Grazie. Magari cosa, fossero tutti come lei. Cosa cucina oggi? In ospedale, un panino, un panino. Ah, oggi un panino in ospedale? Sì. Ah, okay. Ah, proprio per fare una visita oggi? Sì, sì. Auguri, sì. Grazie. Grazie, già. Grazie. Che? Puliamo qua un attimo. Sì, dobbiamo pulire, dobbiamo pulire. Prezzi più, minimi. Minimi, zero. Zero, zero, zero. Dimmi, zero. Dimmi. E che ti devo dire? Dimmi, dimmi tu. Che vuoi dire? Che facciamo? Facciamo poco, però facciamo. Quanto è? 10,4. 10? Pezzi 4 euro, il prezzo è buono, la qualità è ottima. 10 pezzi 4 euro, significa che di fronte a un periodo normale quanto si devono vendere 10 pezzi? Sempre 10 pezzi 4 euro si devono vendere. Ah, sempre 4 euro? 4 euro. Ma sempre chilometro zero dal terreno? Certo, certo. Avete voi, siete no, produttori? No, 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 noi compriamo. Comprate dai mercati? Sì, 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 certo. Bene, grazie. Grazie a lei. Ecco, buongiorno signora. La crisi, buongiorno signora, com'è? Ho visto che lei sta ascoltando un po' quello che abbiamo detto in questo, in questa apertura. Ecco, ci mettiamo a favore di luce per la signora, si giri di qua così. Signora, adesso no, no, li voglio vedere i prezzi, poi me li commenti. Cosa sta accadendo? Perché vedo che la famiglia, malgrado viene al mercato, non ha i soldi da spendere. Vedo questi pensionati che vivono con criticità la propria pensione. Sì, ho visto che è aumentato tutto. Diciamo dappertutto, sì. Beh sì, 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 dobbiamo sì, grazie, fare un po'. Grazie. Allora, l'amico mi dice fammi. No, no, ti dico, no. Aspetta, perché guarda i prezzi che ci sono. 1,50. Cioè la gente non sa fare la spesa. Sì, la nuova perché? Generazione non sa fare la spesa. Ah, la nuova generazione. Ma la signora, certo. La signora sa fare la spesa, perché la signora è una massaia di vecchia data, no? Certo, i giovani di oggi preferiscono andare ai centri commerciali. Guarda, pomodorino corallino 1,50. Pomodorino meno degli altri. Gli altri l'ho visto a 2 euro. 1,50, che pomodori sono questi? Sono quelle a grappolo, piccadilli, come dice lui. Piccadilli a grappolo, come me li cucina oggi? Oggi li metto nel baccalà, li metto nello stocco. Nel baccalà, guarda qua che bel grappolo, signora. Beh, l'ho preso, l'ho preso. Sì. Brava, signora. Oggi baccalà e questi pomodorini venduti, come ti chiami di nome? Giuseppe. Da Giuseppe. 1,50 il prezzo è per, buono. È buono. Penso, sì. E al chilo, eh? Al chilo, chilo, sì. Buono. Grazie, signora, come si chiama lei? Enza. Enza, la pensione basta? Non tanto. Non tanto. No, 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 no. Non tanto, la pensione è sempre quella. Se fa qualcosa la Meloni. La Meloni, se fa qualcosa, okay. Vediamo. Ok, va. Andiamo avanti. Buongiorno. Buongiorno, ciao caro, buongiorno. Guardate qua, questo è un altro chilometro zero dalla terra. Ecco, vedete, ho notato una cosa qui al mercato, buongiorno signori, buongiorno. Ho notato una cosa al mercato di Soverato. Molti produttori locali che hanno i terreni e portano. Lei è competitivo nei prezzi, secondo lei? Sì, sì, certo. Faccio un esempio. Ad esempio abbiamo il offshore che costa 99 centesimi. Quanto? 90 centesimi? Un euro al chilo? Al chilo, sì. Dopo abbiamo i finocchi che costano 99 centesimi. Dopo abbiamo degli agrumi che sono spettacolari. Cosa avete? Delle? Agrumi che sono spettacolari, arance e clementini che sono dolcissimi. A 99, quanto al chilo? 99 centesimi. Sempre un euro, diciamo 99 per scendere sotto di un euro per essere competitivi. Cosa è cambiato negli ultimi mesi, vista la crisi? Vista la crisi negli ultimi mesi, non lo so. Perdona. Lei continua a vendere, però nota che la gente... Sì, sì, è scarsa, la gente non c'è un mercato come prima. Sì, bello. Non vengono neanche più al mercato? No, no, pochissima gente. Ma perché secondo te? Perché la gente non riesce ad arrivare a fine mese e c'è un po' non di... Non vengono neanche a vedere il mercato? Niente. Mi chiami tu di nome? Stanno perdendo, Massimo. Ciao Massimo, grazie. Vedete un attimo quello che sta succedendo? Ecco, vediamo qua, stanno facendo una trattativa, buongiorno, sono Polimeni, buongiorno. Che trattativa stava facendo, signora? No, stavo soltanto comprando dei fagioli buonissimi. Dove sono questi fagioli? Buonissimi. Buoni?
sì. Ah, quindi l'ha già comprato qua. Sì, c'è solo... roba che produciamo noi, abbiamo un'azienda agricola, soffre di montagna, veniamo da 1100 metri d'altezza, dalla montagna di Guardavalle. Adesso vengo a parlare, no? Perché se siete produttori mi fa piacere sentire cosa producono, no? Buongiorno caro, adesso mi avvicino. 300 grammi di cose, quindi fatemene... Allora, fate 2,50 euro, visto che così facciamo quanto pari, oh mamma mia. Quindi questo è un produttore locale, se li fa lui i fagiolini, li fa proprio lui. Ma come l'ha assaggiata, ha detto, questi sono la fine del mondo. La fine del mondo, sì. Diciamo che chi meglio della signora. Lei mi faccia capire, cosa fa? Lei, questi fagioli che noi li prendiamo nei sacchetti, sapori di montagna. Sì, questa è la nostra azienda, diciamo. Allora, quanto vi devo? Sapori di montagna. Sì. Quanto le deve la signora? Incassiamo la prima. No? Quant'è? 10? No, aspettate un attimo. No, facciamo i conti, a me confondo, no? Facciamo i conti, sennò sembra che poi apposta di guadagnare ci rimette pure. 2,50. Ma la signora mica è stupida, con i conti qua. Grazie per il complimento. È un complimento, ho detto, che lei... No, ho detto, si fa i conti bene, vuoi dire. È logico. È giusto così. Vi ringrazio, signora. A posto, pace fatta. Riprendiamo quelli? Li lasciamo? No. Allora, questa produzione a mille che altezza? 1100 metri. 1100 metri. Producete solo... Produciamo, diciamo, abbiamo un assortimento a 360 gradi quando le stagioni ce lo permettono. Adesso, siccome il clima sta cambiando, ci viene un po' difficoltoso lavorare come prima. Certe volte abbiamo problemi perché fa troppo caldo e quindi non riusciamo a produrre perché ci viene distrutto dal sole, diciamo, mezzo raccolto. Poi noi tanti sacrifici? Tanti poi... per poca roba, diciamo, non riusciamo neanche a trarre le spese perché i prezzi che sono aumentati, diciamo, non riusciamo a trarne un profitto. Allora... E noi produciamo, cioè non è che compriamo, facciamo commercio, noi produciamo, abbiamo i terreni, abbiamo i costi dei trattori, dei gasolio, del tutto, è tutto aumentato. Quello che io sto verificando oggi, mettiamoci un po' di là perché c'è il palo in mezzo questo, io sto verificando una cosa, che la crisi, adesso non so chi è che ha più torto o più ragione, perché loro, i clienti hanno ragione, ma pure voi siete messi in mezzo. Sì, perché il prezzo del gasolio agricolo è aumentato, noi pagavamo 2 anni fa il gasolio agricolo a 79-80 centesimi, adesso è arrivato 1,40 euro, 1,50 euro. Il doppio, più del doppio. Più del doppio, sì. I costi di produzione sono maggiorati perché se tu paghi, oltre che non si trova il problema della manodopera, non c'è neanche, non trovi un ragazzo a lavorare. Se il ragazzo prima si prendeva 50 euro al giorno, adesso ne vuole 70 e quindi è aumentato pure giustamente. C'è anche il personale e la gente lavora meno la terra. E i problemi ci sono di più perché ci sono più malattie. Ci sono le temperature alte, credo siano problemi alle colture, perché se fa caldo la produzione non viene bene, la pianta praticamente non è produttiva perché i raggi solari la bloccano nella produzione, quindi produci meno, tu quindi hai un meno raccolto. Noi facciamo agricoltura biologica e non usiamo pesticidi chimici, quindi già per esempio produciamo 100 kg, 50 li buttiamo nel, perché non mettiamo niente, quindi per noi è difficoltoso lavorare. Quindi alla fine quanto producete in un anno? Ma la produzione non ve la so dire, noi siamo un'azienda piccolissima, siamo io e mio fratello. Quasi, quindi... quasi una tentata vendita tutti i giorni. Sì, sì. Auguri e complimenti. Vi ringrazio. No? Grazie a voi, grazie. Ecco, questo dà l'idea. Non ho capito perché qui c'è più gente. Come mai c'è più gente qua? Vuol dire che il prezzo... Perché si è rovinato? Stai svendendo, che stai facendo? Sta... A tutta un'ora... Si pone a poco prezzo. Ma meno più gente, come mai qua tutti qua? Tutta un euro, ma pure gli altri stanno vendendo a un euro. Però è la simpatia forse. Anche la gentilezza fa tanto. La gentilezza fa tanto. Signora, il mercato, la frutta, la crisi. Non dice nulla. Ah, non dice nulla. Ok, ecco, vedo che lei fa la scelta. Buongiorno. Ecco. Tutto buono lo verifica lei con mano, il prodotto? Certo. Il prezzo è buono, tutto a un euro? Ma non lo so. A quant'è qua questo? 1,50. Ah, lì è 1,50. 1,50. I peperoni, va. Ah, cioè, ma vabbè, diciamo che questo è uno specchietto per le allodole. Quando lei regala il prezzemolo...
Regalo, apprezziamolo a tutti, per questo vengono tutti qua. Ah, perché il prezzemolo si paga? No, lo regalo il prezzemolo. No, dico, ma di solito lo vendono? Lo vendono, bravo, di solito sì, lo vendono. Sì, hai capito. Buongiorno. Mamma, quanto prezzemolo avete preso, signore. Andiamo, va, andiamo. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno signora, siete voi qui delle olive? Chi è la signora qua? Voi? Buongiorno, sono Polimeni di Articolo 21. Volete, non volete parlare? No, prego signora, io ero qua per raccontare la crisi, la vostra situazione. Prego, si figuri signora. Andiamo un attimo. Ah. Buongiorno caro, buongiorno. Questo è il pane, pane di casa, signora. Pane casereccio, lo faccio con le mie mani. Voi lo fate, signora? Io. Veramente? Sì. Visto che bello, che bel pane, che profumo. Ma questo che sono i quello è il pane che si mantiene 2 o 3 giorni? Questo. Una settimana si mantiene. Perché, com'è? Il forno a legna, cioè? Forno a legna. Perché con il consumo di energia... È vero, è vero. E lei si passa il tempo tutti i giorni a fare il pane? Certo. Hai capito? E poi sono una lavoratrice, capito? No, come si chiama, signora? Corrado Antonia. Tonina. Corrado Antonia. Antonia. Antonina. O Antonia. Antonia. Senta, tutto chilometro zero qua. Tutto è il marito? No, sono un amico. Cioè, è un amico, perché sta abbracciando? Non ho capito. Un amico. È un amico. Arriva e l'abbraccia. Oh! Che amico per l'affetto. Per l'affetto, per sostenerla. Voi, la signora già ha visto guai. Upan, io faccio upan, ho lavoro, pure via vino. Viene l'abbraccia così, ma lei è un vicino di casa qua? Sì. Vende quelle, no, vende quelle cavoli là che le deve fare. E fate baratto ogni tanto. Sì, ogni tanto cambiamo con roba di casa. Senta. Il mercato conviene. Non comprate niente. Il mercato conviene ancora questa crisi che sta. Certo. Conviene, sì, però c'è troppo spese. La gente cosa dice? Dice che è caro. Che caro. Se lamenta tutti se lamentano, però è buono e lo compra. Cioè, dice il pane è buono e lo compriamo, però faccio è caro. Faccio un sacrificio, però è caro. Però voi come lo lavorate voi? Con le mani, sì. Quanti ne fate al giorno? 30 kg, 35. E ve lo portate tutto qua? No, vabbè, lo vendiamo pure ad altre parti. Quindi fate la tentata vendita? Sì. Brava signora. Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio e forza. Ed è positivo. Vedo che lei dallo sguardo è positiva e dà forza e animo anche agli altri, perché poi è importante. Buongiorno signora. Ulito Bani. Vediamo se... Vabbè. Io la saluto e la ringrazio. Grazie, buongiorno, buongiorno, ciao, buongiorno. Stiamo raccontando, la signora è un alto chilometro zero, lui alto produttore. Il nome tuo? Mirarchi, il nome? Antonio. Antonio e Maria. Pire che è maritata. Anche io. E allora? Oh. Vedi che quello è mio figlio. Dov'è il figlio? E se n'è andato. Cioè, Vogliamo invitare le persone di venire al mercato se vogliono risparmiare. Venite al mercato che si risparmia. Andiamo avanti, grazie. Vedete ancora la gente continua. Buongiorno, qui abbiamo. Qui è Soriano. Che zona è questa? Grillo, Giuseppe. Grosso il dettaglio, qui abbiamo prodotti tipici, qui abbiamo tutte le cose. Guardate quanta gente. Ma cioè, per esporre. Ogni mattina ce ne vuole, eh? Guardate quanti prodotti ci sono, complimenti. No, io vi ringrazio, volevo sapere, scusi, ciao caro, volevo sapere, cioè, tanto banco, vedo poca gente. Purtroppo ogni cosa ha il suo periodo, le feste sono passate. È vero. Dopo le feste è stato sempre così. No, ma in questi giorni nelle città è deserte, le città e i paesi. Abituata a lamentarsi, però in realtà è così. Avete lavorato a Natale?
Sì, ringraziamo a Dio sempre. Abbiamo lavorato tantissimo quest'anno. Bravo, questo tantissimo. È quello che vogliamo sentire. Chi si lamenta ce l'ha nel sangue di lamentarsi. Chi si lamenta perché ce l'ha nel sangue per risparmiare. Grazie, allora andiamo. Signora, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Michele affidato, orafo. Expert Carbone offre ai propri clienti prodotti delle migliori marche nei settori dell'informatica, telefonia mobile, TV, smart TV, grandi e piccoli elettrodomestici per la casa, la cucina e la cura della persona. Expert Carbone offre un accurato e competente servizio sia nel momento dell'acquisto che nella fase post vendita, grazie a uno staff giovane, attento e altamente qualificato, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Sfoglia il volantino sempre aggiornato, scegli i prodotti più adatti alle tue esigenze e scopri le tantissime offerte che Expert Carbone ha pensato per te. Novità! Da Expert troverai uno spazio riservato agli esperti della casa. Casa Nova! Per vivere la tua casa ogni giorno con stile ed eleganza. Visita il nostro sito web expertcarbone.expertonline.it e le nostre pagine Facebook per rimanere sempre aggiornato con le nostre grandi promozioni. Da un'idea di Luigi Verrino, nella Milano degli anni 60, prende vita la Calabro Parati. All'inizio è un piccolo negozio di vernici, successivamente viene trasferita in Calabria, dove diventerà un marchio di eccellenza nel settore dell'edilizia. Con il tempo le redini passano al figlio Claudio. Il risultato è una gestione perfetta in linea con i principi del suo fondatore. Ricerca dei materiali, qualità dei prodotti e rispetto per il personale. Oggi siamo alla terza generazione con Christian, che con impegno e passione porta avanti l'azienda, guardando al futuro e utilizzando nuove tecnologie. Calabro Edilizia fornisce tutto per la casa e per l'impresa, dal pavimento al portone blindato, dall'isolamento termico a quello acustico, dal cartongesso alle pitture. La Calabro Edilizia è formata da un personale altamente qualificato e si distingue per velocità e puntualità nel fornire servizi e materiali. I nostri clienti sono la cosa più importante. Ti dimostreremo che hai fatto la scelta giusta affidandoti a noi. www.calabroparati.it Viale Magna Grecia 60, Catanzaro. Info 0961 63 324. Luca, oggi è sabato. Mi porti a cena fuori? Ma no, amore, ti porto in un posto migliore. Mi porti a fare shopping? Esatto, ti porto da Style House, l'azienda leader da 38 anni in materia di porte, dei veri e propri artigiani. Non ci credo. Credici. Il
I loro prodotti sono interamente realizzati a mano con un disegno moderno e di ultimissima generazione e grazie all'utilizzo di materiali nuovi e ricercati, l'impatto ambientale è pari a zero e poi propone una serie di finiture realizzate in cellulosa di legno in HD. Bello. Ma come trovo il modello che fa per me? Semplice! Il loro Green Team ti seguirà e ti fornirà assistenza non solo durante la fase della vendita, ma anche durante la progettazione. Dicendo che finalmente avrò quella porta rossa lucida che tanto sognavo. Esatto, ma il colore lo scegliamo strada facendo. Prendo subito la borsa. Style House, la nostra storia è la vostra storia. www.shporte.it Questi vengono fatti a Botticello, proprio prodotti a Botticello. Quanti ne sta prendendo, signora? 20. 20, come li cuciniamo, signora? Alla pizzaiola, al forno, ripieni, tutte le ricette. Ma a casa sua arrivano anche i nipoti, i figli, arrivano tutti, è vero? Signora, come non vi mettiamo in giro? Stiamo raccontando la Calabria e i calabresi. Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, buongiorno signora, buongiorno. Un euro. Ho detto un euro. Buon Davide con Piacenza qua. Ah, pure pago banco, Matteo c'è qua. Buongiorno. Buongiorno. No, dicevo che. Signora, pago bancomat, mi scusi, c'è chi ha il bancomat? Tutti hanno il bancomat. È timida? Ah, lei dice anche chi ha il reddito di cittadinanza paga col bancomat. Non ho detto questo, ma generalmente... Generalmente tutti, siccome possono comprare la spesa anche quelli del reddito di cittadinanza col pago banco. Quanto è? 3 euro. Beh, buongiorno. Vedete che le condizioni, buongiorno, la frutta ha un solo nome, ecco. Signora, qual è la crisi? C'è la crisi? C'è la crisi. No, è una domanda che le pongo. È la crisi, magari ci sono stati molti aumenti, la gente ha meno... Il problema dell'energia ricade molto. Il carburante, sicuramente ci sono stati. Cosa percepisce? Lei da tempo fa il mercato? Quanto tempo che fa il mercato? Quanti anni? Circa 20 anni. Si è cresciuta qua, diciamo, sì, con i suoi genitori, immagino. E con mio marito. Cosa percepisce dai clienti? Che è un pochino scoraggiato e sfiduciato, sicuramente. È scoraggiata e sfiduciata? È sfiduciato, sì. E lo percepisce quando anche la tristezza negli occhi, anche nella spesa di un euro, comunque sì, percepisco questo. Si percepisce questo? Assolutamente. Questa dà l'idea anche della grande crisi delle famiglie. Sì, però questo... spesso alcuni di questi sono invisibili, non li vede nessuno. Possiamo, non ho capito, scusi. Possiamo pesare al signore che ha freddo. Cipolle, sì, ok. 3 chili totale. Scusi, stava pesando le cipolle. Ok. 1,50. 1,50, buongiorno, ciao caro. Ciao. Signora, tutto poco qua. Sicuramente noi al mercato facciamo tantissime offerte, quindi la gente è anche contento di venire e di trovare. Mi faccia capire le offerte che fa. Offerte. Per distinguersi dagli altri che vengono tutti a un euro, e bisogna capire poi il prodotto. Qual è la differenza? Portiamo un ottimo prodotto al minor prezzo possibile, come può vedere se vuole. Per esempio quelle mele. A 1,30? 1,30, sì. Ma solo? Mele Fuji a 1,30, croccate. Tutte mele, quelle di livello alto? Di alto livello, sì. Gli ortaggi sono anche tutti in offerta.
Quindi la gente... Fa una differenza, per esempio, oggi questa o quelle, quanto costa in un'attività normale? E qual è la differenza se io vengo al mercato? Un euro sopra. Allora, se questa quanto vengono al chilo? Allora, oggi sono prezzati 1,80 euro. Vado al negozio e li compro 2,80? Anche 3. Anche 3 euro? Sì, assolutamente sì. Cioè 3 euro contro 1,80 che la state vendendo? Sicuramente. Sempre parliamo di qualità. Alta qualità, alta sì. Alta qualità, come grazie, gentilissima. Ecco, avete sentito che quando tu hai la differenza per ogni prodotto di 50 centesimi, di 1 euro, alla fine del mercato la gente si ritrova con 10 euro in più, 15 euro in più, penso. Buongiorno signora. Sono contento di vederla, sono Polimeni, buongiorno. Sì. Il rossetto le sta benissimo, perché è un modo anche per curarsi e uscire positiva di casa, sì. Cioè inteso col sorriso. Io la vedo sempre in TV, grazie. La guardo, la sento, grazie. Quella che parla, magari ce ne fossero altre cose. Senta, ha risparmiato già il mercato? No, non molto, oh, si viene. No, siete bugiato, no, devi gridare di più, dillo. Avete risparmiato qua quanto? Sempre, sempre. Quando io prima giro, guarda, faccio... Signora, dite da paparazzo si risparmia... Da paparazzo? Da paparazzo si chiami. Io tanti anni che vengo... Cioè, da tanti anni oggi abbiamo scoperto che si chiama paparazzo. Non lo sapevo come si chiama. Non è che fai il paparazzo e fai le foto. No, non è sangue, è rossetto. È rossetto. Non mi scherzare, sempre mi pigli in giro, Ah, venite sempre qua? Sempre, c'è i figli che sono educatissimi. Lui urla... Ma lui io ho la roba di mia suocera, tutta roba locale, guardala! Mi fa una vendita per richiamare, per esempio. E sì, cosa devo richiamare? Broccolette, rape, broccole, talle! Zucchina, cosa vi devo dare? Tutto ciò! Paparazzo! La bionda c'ho pure qua, guarda! Ah no, è bianca, scusate. Senti, la pensione oggi è quella? No, non ce la facciamo più, io prendo una minima di pochi soldi. 600 euro? Sono invalida civile, prendo 360 euro al mese. Lei mi dica, se non avessi il marito, ma come faccio? 360 euro? Sì, sì. E poi c'è il marito? Anni. Il marito ne prende 700 rotte, dopo 42 anni che lavora. Dopo 42 anni che ha lavorato, 700 lui, 300 euro di invalidità, 1000 euro. Non ce la facciamo, perché casa ce l'abbiamo comprata quando eravamo giovani. Abbiamo risparmiato, ho avuto un'attività. Come si chiama suo marito? Nestico Rodolfo. Rodolfo, ciao Rodolfo, ciao Rudy. No, non si vive più. Non si vive. Il pane stamattina sono andata a prendere due fresse. Prima costavano a 7 euro, adesso costano a 9. Da 7 euro a 9 le fresse? Sì, le fresse. Sì, sì. Le fare quello, sì. Bagnarle. Ecco, da bagnarle. No, non si può vivere più. Lei ha figli? Ma sono lontane, sono i figli, ma sono... Vabbè, il Natale l'hai avuto a casa? Sì, sì. Sì. Ha fatto cucina? C'è stata mia figlia, che c'è una figlia qua che lavora in ospedale, ha fatto tutto lei. Sì, ma che vi devo dire? Andiamo avanti. Speriamo che cambi qualcosa, che dicono... Berlusconi mi prende in giro, che arriva a 1000 euro, mi prende per culo, come dice volgare, scusi. No, lo dice sempre, sì, 1000 euro. Ma lui non adesso... Lui si fa vivo quando deve votare le persone, poi non si vede più. Signora, racconta... sono belli finora. Sì, sì, racconta il ballo poi. Ciao signora, ma fammi capire, tu ti chiami paparazzo perché fai anche le foto? No, non c'ho le foto, io mi chiamo paparazzo di cognome, è Giuseppe di nome. Giuseppe paparazzo, grazie, sei positivo, che hai inteso che devi lavorare qua alla pila, serve la pila. Già sono pochi i soldi, se non si lavora non si mangia. Ma tu la percepisci la gente quando sta in difficoltà? Sì, 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 troppo. Non spende, non c'è soldi. Però di dove sono, di dove stanno però? Sono tutti là la gente, no, però. Dove li spendono? Alle macchinette giocano, tutti. Lo stadio è tagliato. Ma mi parlare della ludopatia, delle macchinette, giocano alle macchinette. Questi, e questi i soldi che non c'hanno, gratta e vinci, quelli comprano. Salvatorino pure, vedi quel ragazzolo, vedi? C'hanno questi difetti qua. No che non c'hanno i soldi, ce l'hanno i soldi. Moglie e marito si mettono tutte e due, una alla macchinetta qua e una qua, e giocano. Marito e moglie? Sì. Pensionati? E dopo finiscono i soldi e non c'hanno roba per mangiare, un euro, non c'hanno un euro per comprare la roba. Gratta e bici, slot. Quello, no, ce l'hanno i soldi, ce l'hanno tutti. E si giocano? Sì, si giocano tutto, pure la cassa si vendono. Sì, mamma mia. Grazie signore. Allora andiamo un attimo qua, abbiamo già parlato di loro, abbiamo già la frutta, ha un solo nome, come si chiama? Il solo nome? Eh?
Ciao caro. A mio cognato. Lui, cognato. Si vede con la sorella da 3 anni. Come? Cioè, ti... cioè, da come stai dicendo mi tengo la sorella? Cioè, segui il frasi. No, mi voleva così bene la sorella e mi ha preso a me. Ha parlato di macchinette, sì. Lui, poverino, però è lui che gioca. Paparazzo dice che giochi pure tu. Sì, con la sorella gioco. Con la sorella. Andiamo avanti. Vediamo un attimo qua. C'è il macellaio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno signori, buongiorno. Ecco, vediamo un attimo com'è la situazione. Come stai caro? Vedo che sei sempre attivo. I clienti, la gioia dei clienti. Beh, sono contenti perché forse risparmiano e hanno la qualità. E allora, chiedo scusa signora che pongo un attimo la domanda. Allora, abbiamo constatato, a parte la grande crisi, i prezzi contenuti perché la gente non ha soldi. Allora, tu da anni fai questa attività, ci siamo visti tante volte in giro nei mercati. Cosa è cambiato negli ultimi anni? È cambiato che la merce è aumentata, però noi non riusciamo a vendere, non ci sono i soldi e per chi compra, per chi spende. Ma il cliente che si avvicina, come riesce a capire che quella non può spendere? Cosa ti chiede? Ti fammi un esempio. Beh, i prezzi, la qualità, il prezzo, questo ci chiede di più. Più il prezzo... Cioè, ma fammi capire, quando lo vedi, quando ti chiede di comprare... mezzo chilo, 200 grammi. Un chilo prende mezzo chilo. Ecco, questo. Questo chiede. Non può... Da un chilo è sceso a quanto? A mezzo chilo? Mezzo chilo, 600 grammi, questo qua. C'è quello che ti chiede anche la fettina? La metà, è il 50%. Cioè, hanno ridotto il consumo dal chilo al mezzo chilo, ma c'è chi ti chiede anche una fettina. Sì, anche una fettina, anche 100 grammi di carne tritata. 100 grammi, 200 grammi di carne tritata per una volta, così. Chiede... quantità basse, vai. Buongiorno, vedo che vi state prendendo tutti i polli voi qua. Tutto il pollo se le... Questi vengono, i polli, facciamo il prezzo e per questo vengono. Quanti polli hanno preso? Scusate, perché vedo che state conservando polli, guarda, 10 kg di pollo hanno preso. 6 kg 22 euro. Come? 6 kg di pollo, 22 euro. Non è caro? No. No, giusto, buono. Sì, buono. Buono. Sì, buono. Ma mangiate solo pollo? Sì, mangiato buono, questo sempre comprato. Ma vieni qua. Qui dall'amico mio qua. Sì, amico mio. Un amico tuo? Bravo, sì. È bravo lui. Sì, bravo. Ecco, perché pollo? Vi piace di più il pollo? Sì, piace sempre. Come lo cucinate? Cucina solo, poi messo peperoncino, patata. Io vengo da Bangladesh. Bangladesh, patate, peperoncino, peperoncino di soverato. Sì, superato. Sempre mangiato Bangladesh riso. Riso e pollo. Pollo, sì, pesce. Pesce, fish, pure il pesce. Sì. Bravo. Io ringraziamo il Bangladesh che viene pure a comprare. Ringraziamo pure a voi che andate in giro a fare queste... Raccontiamo la Calabria. La realtà, la verità. Bravo. È quella. Io tocco con mano quello che succede. Vediamo la signora. Buongiorno signora. La crisi, le pensioni... Si deve lavorare. Cioè, voi dite lavorare a questo. Stiamo lavorando. State lavorando ancora? E come? Ai, 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 eh? A questa età, signora, io non so l'età, però non la dico perché voi hai i capelli bianchi e lavora. E lavoriamo, anche mio marito, più grande di me, lavoriamo ancora. Il motivo è la crisi? Non precisamente, perché se no non... Bisogno. Esattamente. Bisogno. Lavoriamo. Grazie. Per vivere. Grazie signora. Ecco, io non so la signora se vuole aggiungere qualcosa in merito a quello che è il mercato. Si è fatto un'idea di quello che sta accadendo negli ultimi 6 mesi? Perché è un continuo aumentare di tutto. Sia a livello dell'alimentazione, ma non solo. Io sono un atleta di bodybuilding, vengo appunto qui a fare scorta di pollo, perché comunque ce l'ho nell'alimentazione molto spesso e quindi tramite loro riesco comunque a fare una bella scorta, anche per il prezzo, perché comunque soprattutto il pollo... Qualità-prezzo, perché loro... Qualità-prezzo, soprattutto la qualità. Da anni sul mercato loro, no? Sì, ma la qualità della carne da loro è eccezionale, io ne capisco, quindi di alimentazione posso garantire... Penso quella carne che si chiude, esce acqua, invece qui no. No, è buona, di buona qualità. Senta, in questi 6 mesi si nota la differenza della crisi energetica, ecco, cioè... la gente rinuncia su che cosa? Sull'alimentazione?
La gente comune sì, io cerco di non, di non risparmiare su quello per quello che faccio, perché comunque vado a sostenere anche delle gare durante l'anno e su quello non mi... Fai proprio delle gare di bodybuilding? Faccio delle gare di bodybuilding, sì. Quindi, in giro all'Italia? Anche, però cerco di andare anche dove conviene, sempre mantenendo il mio stile di vita. Dobbiamo chiudere, beh, abbiamo avuto l'idea di quello che è successo oggi. Siamo stati quasi un'ora a raccontare, a capire cosa accade e a percepire la gente che in qualche maniera viene al mercato. Credo che questo è un servizio pubblico reso alla gente a casa per comprendere i prezzi, per comprendere quello che succede nei mercati. Questo è uno dei mercati molto popolari qui in Calabria, Soverato, è un'ottima piazza per tanti venditori, anche a chilometro zero. Abbiamo dato l'idea dei venditori, degli artigiani, dei produttori, ma anche dei clienti. Abbiamo capito che la situazione non è facile. Si rientra in studio e contiamo ancora nel racconto di questo territorio. Abbiamo al telefono, pronto, buon pomeriggio, chi parla? Sono Berenice Brutto, buonasera. Oh, dottoressa Brutto, come sta? Tutto bene? Bene, grazie, è un piacere sempre sentirla. Grazie, grazie. Io spero che il messaggio che arriva a casa, quello che noi facciamo, viene percepito dai telespettatori, da chi è a casa, come una difesa unica verso i più fragili, verso gli indifesi, io dico, no? Anche... Appunto. Ecco. Allora, il mio messaggio... Prego. La mia richiesta questo pomeriggio la rivolgo a lei. Hanno chiuso, come lei sa meglio di me, gli UB dove si andavano a fare i vaccini, i richiami, eccetera. Dalla stampa locale ho letto che l'altro giorno una signora anziana, quindi una persona vulnerabile, da Lamezia ha dovuto andare a Cosenza per fare il richiamo, perché i fragili e le persone parliamo anziane... del vaccino per quanto riguarda il Covid o per quello influenzale? Sapere. Influenzale o Covid lei sta parlando? Prego, mi chiedo scusa, non ho sentito. Ho detto, lei si riferisce al vaccino Covid o a quello influenzale? No, al vaccino influenzale no, al vaccino Covid, anti-Covid. Anti-Covid, ecco. Ok. Lei sa meglio di me che tutti i virologi sì. consigliano di farlo. Perché ritengo che quando uno è malato, soffre di qualche cosa, siano i medici che devono essere ascoltati. Ora, io però mi chiedo, posso dire una cosa, posso dire, mi sente, momento, dove devono andare le persone che intendono vaccinarsi? Grazie. Allora, io le dico cosa sta accadendo. Io le dico cosa, io sono d'accordo con lei che i fragili, le persone che hanno problemi devono fare richiami, vaccini eccetera, dicono che dopo gli over 60 molti, ma principalmente i fragili over 70, over 80 hanno bisogno di fare questo vaccino, ma la cosa che emerge in tutto questo è quello che sono i commenti che sto ascoltando oggi in giro per la Calabria e non solo, da quello che emerge dalle famiglie, dai genitori, dalle mamme, è che molti dicono che hanno bucato le persone senza sapere il valore di questo vaccino. Mi spiego meglio. La gente ha fatto tre, come Lino Polimeni, tre Pfizer, per tutelarsi da questa malattia, da questo virus. Ma c'è gente che non intende farsi più toccare, perché alla fine questo, quello che dicevano prima gli esperti, che avrebbe sanato, curato, è vero che ad alcuni ha salvato la vita, ma a che prezzo ha salvato la vita? Molti oggi, molte persone, dicono che non vogliono essere più toccate con un ago perché gli hanno sconvolto la vita. Per esempio, con i sintomi, c'è gente che non è più la stessa, caratterialmente, moralmente, anche alcune donne hanno provato sulla propria pelle alcune differenze di quello che è successo e molti di questi danno la colpa al vaccino, perché, ed è normale che io sono d'accordo con quello che lei bisogna tutelarsi, cioè, però vanno dette anche qual è in questo momento l'umore della gente. Ma perché io... Alla fine, dopo tre anni, siamo qui con il tasso al 20% e l'influenza, il Covid, continua a colpire le persone. Per quanto tempo ancora ci dobbiamo bucare?
Ma No, io ho capito. Io mi pongo dalle persone che sono arrabbiate. Perché dopo ho tre capito. Vaccini uno non può prendere il Covid due o tre volte. Ma mi perdoni, la mia domanda è questa. Le persone che intendono vaccinarsi. Sì. Adesso dove devono andare? Perché questa è la domanda e noi glielo faremo sapere. Ma ci sono persone che intendono vaccinarsi. Ma guardi che sì, già il fatto che può andare al policlinico, ma non è vero, non è vero. Le posso dire che al policlinico non fanno i vaccini? Se mi fa finire di prego, la risposta. Prego. Al policlinico erano prenotate delle persone, sì, a Germaneto. Sì. Sono state contattate a dire che la prenotazione era stata annullata. E il motivo? E il motivo non hanno detto il motivo. Io so, perché poi ho fatto un mestiere, per cui forse riesco a capire certe cose o a indagare, eccetera. I vaccini ci sono. È una questione di. Guardi, io lunedì le darò. Guardi, io lo chiedo. Dottoressa, lunedì le darò. Lunedì. Ma chi ci amministra? A chi non si vuole vaccinare, io li rispetto. Io mi sono fatta anche la quarta dose, mi farò la quinta se necessario. Vabbè, si faccia pure la sesta, voglio dire, però. Però mi scusi, non è normale che noi in due anni abbiamo fatto tre vaccini che avrebbero dovuto garantire il totale, la copertura totale. Neanche i virologi sapevano, parlavano e dichiaravano di cose che... Io non sono... Attenzione! Sono virus mutanti. No, io non sono Novax o come li chiamo. Io sto ridicendo quello che è il sentimento oggi della gente. La gente è arrabbiata. Perché ma i medici... Guardi, allora, se lei mi dà questa risposta, io la ringrazio e chiudo. No! No, non sono arrabbiato con lei. Io penso, saranno il 50%, ma c'è anche il 50%. Signora, diversamente. Dottoressa, io mi sono fatto tre vaccini. Bravo, io me ne sono fatta tre, mi sono fatta pure quella. E allora, io le sto dicendo, ma posso essere arrabbiato io o no? Ma lei può, io non sono, io vorrei sapere da chi ci amministra, da chi ci governa, dai competenti, perché io sono un ignorante in materia, se avendo chiuso IUB, che poi in Italia parliamo tutto l'inglese, io conosco il francese, vabbè, anche questa è una storia che non condivido. Se uno intende vaccinarsi, dove deve andare? Bene, lunedì avrà la risposta, grazie. Lunedì lei, dottoressa, avrà la risposta. Perdoni se ho approfittato della sua cortesia. No, ma sta scherzando, io provo e racconto quello che le voglio dire. Io so che lavoro lei ha fatto, perché me lo diceva la redazione, e so benissimo il ruolo importante che ha avuto anche lei nella vita, quindi anche sotto l'aspetto del ministero, di quello che ha fatto. Però quello che le voglio dire, oggi molti virologi non sono più credibili, molte cose che hanno detto non sono risultate al vero. Dottore Polimeni, mi capisce cosa voglio dire? Oggi, sì, capisco quello che vuole dire, però... C'è gente che non è più la stessa. Noi abbiamo sconfitto la poliomielite, il vaiolo, sì, l'ebola, con i vaccini. Il vaccino deve adeguare alla mutazione. Ma non possiamo diventare delle cavie, però, in merito alle prove che devono fare. Vabbè. Avevano garantito che il vaccino, dopo tre dosi, eri super coperto, non avevi bisogno di niente. Dissento da quello che lei dice, mi perdoni. Ma ognuno può, assolutamente, assolutamente, sì. Io vorrei chiedere a chi ci amministra, a chi è competente, se uno che intende vaccinarsi dove deve andare. E io lunedì gli dirò dove si può vaccinare. Grazie a lei, dottoressa. Buon lavoro. Grazie. Allora, cosa voglio dire? Il confronto con la dottoressa non era contro di lei, è quello che sto percependo dalle persone che mi stanno chiamando, che mi incontrano e mi dicono: io a mio figlio non lo faccio toccare, io a mio figlio non gli farò fare un vaccino. Molta gente, ma è normale che dopo che la gente ha fatto tre vaccini, quattro vaccini, poi c'è gente che non ha fatto un solo vaccino, è ritornata regolarmente al lavoro, i Novax, tutto regolare, tutto sistemato, e poi adesso
quelli che non hanno fatto i vaccini fanno pure lo spottò, vi hanno bucato, vi hanno fatto quello che vi hanno fatto, e poi la gente che ha preso il Covid una, due volte, tre volte, c'è gente che è vaccinata con tre dosi, vi ha preso il Covid due, tre volte, gente che pensava di essere coperta. E allora, secondo me, molti di quelli che hanno parlato non sapevano alla fine che realmente che effetto potesse avere quel tipo di vaccino. Però dopo tre anni ora siamo al tasso positivo al 20% in Calabria, abbiamo problemi seri in Giappone, sono rovinati, la Cina... non so quello che sta accadendo, eccetera. L'America dice che fino ad aprile sta tutelando le persone. Dire, qui siamo ritornati a punte da capo e che continuiamo a bucarci? No, io personalmente credo di no, non intendo più farmi bucare da nessuno, perché voglio dire, c'è gente che è cambiata a livello di umore, è cambiata caratterialmente, è cambiata fisicamente e sta male. C'è gente che è completamente ha dei risultati o dei sintomi che prima non aveva, prima del Covid non aveva. E allora dobbiamo rispettare tutti. Io credo che oggi la gente, e lo dico io, che sono stato un grande sostenitore, convinto che il vaccino si doveva fare, l'ho fatto. Perché ancora abbiamo il QR, come si chiama? Il codice verde. Prego. Il Green Pass ce l'abbiamo ancora dentro il portafoglio, sto Green Pass. Ma scherzate cosa è successo in questi tre anni? Noi abbiamo raccontato anche televisivamente, ma oggi io mi pongo in una posizione diversa, perché dopo tre anni mi sono fatto e mi sono reso conto che molte cose non sono per come sono state dette. Che anche i ministeri, con un lockdown, oggi sicuramente non chiuderanno nulla perché già siamo rovinati, e se chiudono di nuovo le frontiere e chiudono l'Italia o chiudono l'Europa, già sono, cioè tabula rasa, il fallimento totale. Le attività, grazie a Dio, si sono riprese in questi ultimi 7-8 mesi, figurati se vanno a chiudere di nuovo. Ma se aumenterà e sarà così, cosa accadrà? Faremo la quarta, la quinta, la sesta? E no. Io personalmente no, dico no, perché ho già dato e adesso voglio capire, perché poi a parte quella influenzale, quella che vuole fare la quarta dose, io capisco e rispetto i fragili, io rispetto tutti quelli che siano, io rispetto tutti, però sulla mia pelle io ci ho provato, ne ho fatte tre di Pfizer, punto. Adesso io credo che bisogna avere più garanzie. Il Ministero della Sanità deve garantire alle persone che ti fai quel vaccino e hai quel risultato. Quei vaccini che abbiamo fatto non hanno avuto risultati, che non sei morto, per carità di Dio. Poi adesso si sta scoprendo, e anche Report l'ha portato, che molti dei vaccinati, molti delle morti che sono subentrate non erano morti per Covid, ma erano morti per altri motivi, per altre situazioni, perché erano già fragili di loro, sono morti perché hanno frequentato gli ospedali e prendendo quei virus e quei batteri hanno perso la vita per altri motivi. Allora, siccome vogliamo chiarezza e l'italiano, le persone non sono stupide, oggi prima di farsi bucare un'altra volta, dico un over 30, un over 20, un bambino, ma con la situazione che c'è, come fai a far fare un vaccino a un bambino se la situazione è quella che è? Fino adesso c'ha, molti di questi hanno preso in giro gli italiani non avendo informazioni corrette scientificamente parlando. In parte molti di noi sono stati una cavia per la medicina, per quello che è stata la scienza, ma dall'altra parte a voi le risposte. Io non so se condividete quello che dico, ma io dico, su quello è un mio parere personale, sulla mia pelle, su quello che ho vissuto e quello che sto sentendo da parte dell'opinione pubblica. Perché siamo a punto e da capo, si sta ripartendo di nuovo con il Covid.
È possibile mantenere pulito un veicolo industriale? Certo. E come? Beh, semplicemente scegliendo Sud Lavaggio, il primo lavaggio industriale del Sud Italia certificato ATEX, dotato delle più avanzate tecnologie disponibili sul mercato. Sud Lavaggio si estende su una superficie di 10.000 metri quadrati. Due piste di lavaggio dedicate alle cisterne adibite al trasporto chimico, ognuna dotata di un sistema di aspirazione completo di abbattitore per odori con depuratore filtro a carboni attivi. Un impianto all'avanguardia per una pulizia completa con rilascio certificato di bonifica. Una pista di lavaggio dedicata alle cisterne adibite al trasporto alimentare con rilascio di certificato secondo le normative vigenti EFTCO Food per il certificato di lavaggio europeo ECD. L'impianto dispone anche di un portale di lavaggio esterno rapido automatico che in autonomia eroga prodotto chimico e spazzola l'intero veicolo, oltre ad essere dotato di lava chassis a passaggio ad alta pressione laterale. Inoltre, il portale di lavaggio servito dispone di un ponte fisso rialzato per effettuare un accurato e dettagliato lavaggio chassis e ingrassaggio, eseguito da personale specializzato e qualificato. E poi c'è uno spazio dedicato al lavaggio delle vetture in modalità self-service e servito con tecnologie di ultima generazione. Sud Lavaggio offre tanti altri servizi. Area parcheggio per breve o lunga sosta, bagni con docce per autisti, shopping car, area ristoro. Un veicolo pulito migliora l'immagine della vostra azienda. Scegliere Sud Lavaggio significa affidarsi a un team di professionisti per risultati impeccabili. Ci trovate nella zona industriale di Lamezia Terme, Papa Benedetto XVI, area ex SIR, lotto numero 21. Saremo lieti di consigliarvi il servizio più adatto alle vostre esigenze. Sud Lavaggio. Qualità e professionalità sempre al vostro servizio. www.sudlavaggiosrl.it. Info 0968 46 21 87. Questa storia inizia oltre 70 anni fa, quando Carmine De Luca intraprende a Cosenza l'attività di riparatore di autoveicoli. Spinto dalla voglia di crescere, trasferisce l'attività a Rende. E grazie ai figli Francesco e Roberto decide di compiere il grande passo, l'apertura di una concessionaria di veicoli industriali. Era il 1998 quando il sogno diventa realtà e la famiglia De Luca fonda la Delcom SRL, concessionaria DAF, diventando un punto di riferimento che garantisce una rete di vendita professionale e che offre un servizio di assistenza specializzata 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno. Oggi Delcom è un'azienda innovativa e dinamica, specializzata nella vendita e nella gestione di veicoli industriali e bus, per soddisfare al meglio i desideri dei clienti. Delcom, start the future, discover the new generation DAF. Veicoli sviluppati con un'attenzione totale ai principali criteri di sviluppo, con l'introduzione di un nuovo standard di settore in termini di efficienza, sicurezza e comfort di guida. DAF XF, XG e XG Plus sono stati premiati con Truck of the Year 2022, mentre DAF XD Truck of the Year 2023, il riconoscimento più prestigioso nel settore dei veicoli industriali. Qualunque sia la sfida, c'è sempre un DAF pronto ad aiutarvi ad affrontarla al meglio. Delcom è anche concessionaria Piaggio Commercial per chi ha l'esigenza di un veicolo in grado di soddisfare il bisogno di mobilità professionale e commerciale, che offre una gamma di veicoli caratterizzati da compattezza, agilità, capacità di carico ed ecocompatibilità. Delcom, essere una squadra, rende. Ci trovi a Rende? Di scegliere e Salerno. www.delcomcs.com. Ad un minuto dall'uscita autostradale di Rogliano nasce Centro Unilab, una struttura sanitaria di eccellenza dotata delle più avanzate tecnologie nel campo medico e chirurgico. Centro Unilab dispone di un laboratorio analisi, di poliambulatori per qualsiasi visita specialistica, di due sale operatorie all'avanguardia con macchinari di ultima generazione, dove ogni giorno vengono effettuati interventi di chirurgia ambulatoriale, plastica, ortopedica, otorinolaringoiatria e oculistica. Inoltre è dotata di un moderno studio odontoiatrico dove si eseguono trattamenti dentari avanzati. Centro Unilab è anche medicina e chirurgia estetica per qualsiasi tipo di trattamento, come filler, laser epilatorio definitivo e PRP per la cura delle calvizie.
Perché scegliere Centro Unilab? Perché grazie a un'equipe di oltre 30 professionisti, tra cui docenti universitari, nella stessa giornata è possibile effettuare dalla visita all'intervento chirurgico, comprese isteroscopie e cistoscopie, oltre alla rimozione di neoformazioni cutanee e interventi del tunnel carpale. Centro Unilab, la tua salute al centro, a 360 gradi. www.centrounilab.it